Il mio editoriale è nella maglietta, l'abbiamo visto già ieri con Mike Fusco che si è presentato così direttamente dal carcere con la maglietta che trovate sullo Juventus Store. Cosa rischia la Juve? O almeno, oddio, manca qualche lettera, non sappiamo quanto ci sia scritto. Accanto a me c'è Alex Campanelli. Ciao Alex. Ciao, ciao Massimo, ciao Andrea. Ciao Andrea Sarubi. Ciao, Ciao ciao. Andrea. E benvenuti a Rubentibus, questo nuovo canale che da oggi. Andrea, ma se t'avessero detto un annetto fa, Sì. ti do uno scoop: l'anno prossimo il presidente della Juve è Ferrero. Cosa avresti detto? Lo sapete che tra l'altro poi nel mio condominio abita la figlia di Ferrero, quindi quando ho sentito Ferrero presidente ho pensato, e vai, una cosa buona c'è, invece non era né Ferrero quello della Sampdoria, né Ferrero quello della Nutella, perché ero già pronto, di che vai, Vero. meraviglioso, invece no, Ferrero il commercialista, vabbè, ragazzi. Alex mio, Che raccontami un giovane come te come vive queste ore, queste serate. Intanto ricordiamo una cosa, che Alex oggi, lo diciamo per gli amici marchigiani, diciamolo subito, presenta il suo libro proprio sugli anni, se non sbaglio, Alex, aiutami tu, sugli anni dell'espiazione post-calciopolesca di Icobo, Ligilli e compagnia che qualcuno ha richiamato in queste ore, oggi pomeriggio. Dallo l'appuntamento, così se qualcuno ci ascolta, ma si fa una chiacchierata sulla Juve che è stata. sì, Che carte, Alex? praticamente su come? Quale istituto di pena? In quale istituto di pena lo presenti? In quale carcere? Ok. Ok. No, 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 in un birrificio, così se uno nel frattempo vuole digerirlo un po' meglio sa che è già. No, È già nel posto giusto. Dici è tutto. la presentazione a Senigallia, il locale si chiama Fratelli di Luppolo e si parlerà di tutto il periodo che va dal post, dalla retrocessione in poi. A Si che ora? parla A che ora sarà? alle 19, alle 19. Dalla post Serie B, quindi proprio quegli anni, perché la prima domanda che fanno in tanti, oltre alla domanda ovviamente per eccellenza che io vi mostro qui, l'altra domanda è: ma il 2006 così e cos'è? Allora Andrea, io chiedo a te, intanto mi dici anche tu, lo chiedo a tutti e due, Alex, Andrea, tra poco arriva Luca Monblano, tra una ventina di minuti Paco D'Onofrio, si avvicenderanno un po' gli ospiti. Oggi Paco D'Onofrio, sapete, grande esperto di diritto sportivo, e per capire un po' cosa rischia la Juve, e che già titolo oggi di fanpage Gazzetta, cosa rischia la Juve? Qualcuno ci ha detto siete profetici, beh non è che proprio, no? Ci Ma di volesse. sicuro, cioè, cosa rischia la Juve è proprio un classico. Esatto, cioè... Allora Andrea, parto da te, ti chiedo le tue, senza scherzi a parte, ora poi Tre cose serie vuoi? Vuoi tre sì, cose serie? cercheremo ovviamente nel nostro stile di alleggerire anche, però siamo qui per dire impressioni, opinioni, notizie, aggiornamenti, Allora, sensazioni. Vai guarda, pure Andrea. facciamo così. Io avrei tre cose da dire, però se le dico tutte subito mi sono bruciato il mio coso, però non c'è più niente da dire. Quindi intanto Ma ti i temi sono dico. tanti, abbiamo tante domande. La Liga Ok. ci segnalo che la Liga chiede sanzioni per la Juve, vabbè. Poi arriva il Bene, Codacons, poi arrivano. molto bene, Sappiamo già. molto Vai, Andrea. bene. Allora, tra l'altro poi insomma in Serie C ci siamo già, quindi non c'è problema, un piedino ce l'abbiamo già messo per respirare, l'abbiamo portati allo stadium, eccetera, eccetera. Allora, proprio di questo vorrei parlare. La prima cosa, tu l'hai anche evidenziata ieri sera, vi ho seguito per un paio d'ore, poi a un certo punto sono crollato e invece vedevo che voi andavate imperterriti. La prima l'hai evidenziata tu ieri sera dicendo, ma è una roba strana, cioè che un presidente il giorno prima sta allo stadium, sta facendo un evento con tutti i personaggi della politica sportiva italiana, in cui sta magnificando il lavoro svolto dalla Juve sulle seconde squadre e sull'importanza delle seconde squadre, sul fatto che la Juve si è sacrificata e che ha dato il chip all'inizio per iscriversi quando non doveva, dice non importa, abbiamo investito, eccetera. Quindi parla come una persona nel pieno delle sue funzioni, non solo nel pieno delle sue funzioni, ma come una persona che sta pensando al futuro, perché mai per un secondo ha detto io o chi verrà dopo di me. In questi casi poteva anche scapparci. No. Quindi la prima cosa che mi viene in mente è la tempistica. Mi sembra tutto strano, cioè nel senso che evidentemente è successa qualcosa ieri della quale non siamo al corrente o che i nostri amici delle procure ci faranno sapere come Diciamo fanno sempre. Quindi. che Andrea, scusa, ti interrompo un attimo. Abbiamo già sentito qualcuno, Federico Ferri di Sky e altri, dire i probabili rinvii a giudizio. Insomma, si è capito, è già arrivata qualche soffiata su questo. Quindi Conosciamo i nostri. evidentemente sono arrivati anche alla Juve e hanno detto guardate, qui si va davvero a processo, quindi visto che si va a processo decidiamo qual è la nostra strategia. Credo che sia stato questo. Ed è una cosa che evidentemente Agnelli non sapeva prima. Quindi è successa una cosa, è successo un imprevisto e questa è stata la prima cosa. Quindi diciamo il primo pensiero che ho avuto è stato un po' cioè sono rimasto spiazzato perché non me l'aspettavo in quel momento. Se uno mi avesse detto guarda Andrea Agnelli prima o poi lascia la Juve, oh cavolo sono anni che Dago Spia scrive che Andrea Agnelli lascia la Juve, non è Vabbè, ma scritto. non è per Dagospia, è comunque anche per un'evoluzione naturale. Esatto, poi magari. Dagospia, no, ti dico Andrea, scusa, ciao a tutti.
Oggi, di cosa, oggi di cosa può vantarsi Dago Spia, volendo concedere qualcosa a tutti i rumors che ci hanno accerchiato per 10 anni? Oggi possiamo concedere che l'uscita di scena di Agnelli dalla Juventus è, contro ogni mio pronostico, di carattere traumatico. Questo è l'unica cosa che concedo, senza dubbio, e questo è un lato che tu volevi sottolineare, credo. Esatto. Poi io posso andare avanti anche all'infinito se volete, però magari facciamo un giro, insomma, come volete. Vai. Allora, la seconda cosa che mi colpisce è la scelta del successore. Cioè, abbiamo scherzato, Nutella, Ferrero, come si chiama lì? Come chiamano Ferrero? No, Riperetta. Ah, Ervi Peretta, scusate. L'altro Ferrero. Cioè, esatto, sì, l'altro Ferrero. E invece alla fine esce fuori il commercialista, no? Allora, è evidente che qui stiamo parlando di un'azienda che è in un gruppo. È altrettanto evidente che, secondo me, per questo gruppo non fa enorme differenza che l'azienda si chiami Juventus o che si chiami Ferrari o che si chiami The Economist o che si chiami Gedi, tant'è vero che il direttore generale di Gedi arriva a direttore generale di Juventus, e quindi è stata fatta una scelta a livello di gruppo, quindi è una scelta industriale, non è una scelta sportiva, è una scelta industriale. Però, cavolo, se mi si permette il cavolo, quando tu nomini il presidente di una squadra di calcio, tu non nomini soltanto il rappresentante di un gruppo all'interno di un'azienda, no. Tu nomini anche la persona che mediamente dovrà portare avanti gli interessi di quell'azienda specifica nel suo contesto specifico. Cioè, voglio fare la persona semplice. Agnelli, anche se veniva da Philip Morris, Andrea, in 12 anni si è fatto una bella esperienza di politica sportiva e l'abbiamo trovato fino a 2 anni fa in prima linea a parlare di Superlega, eccetera, eccetera. Adesso si è preso la mazzata per aver parlato di Superlega. Comunque, tra Superlega, seconde squadre, donne, eccetera, eccetera, aveva una visione, una visione di politica sportiva. Questo che è arrivato adesso, hai preso un commercialista, vuol dire che tu questa visione a chi la dai? Cioè, chi è che fa la politica sportiva della Juve? Chi decide se la Juve sta ancora con Reale Barcellona nel progetto Superlega o non ci sta più? Allora, intanto diciamolo, Romeo Agresti ha postato poco tempo fa, ha twittato dicendo la Juve resta della stessa posizione verso la Superlega e la A22. Ti aggiungo, Andrea, scusami, un piccolo particolare. Intanto diciamolo per chi non lo sa, Gianluca Ferrero, commercialista Exor, il nuovo presidente della Juve, almeno la proposta è questa, sarà ratificata. Tifoso juventino, Luca faceva notare anche su internet, c'è scritto genuina passione per la Juventus nel comunicato Exor. E Andrea, ricordiamo sempre che il presidente, ne parlavamo proprio ieri, il presidente è la triade, non è né Moggi né Giraudo né Bettega, è una persona importante che però è un avvocato di famiglia, diciamo, famiglia nel vero senso della parola, che era Vittorio Caissotti di Chiusano. Lo dico perché non è che poi il fatto che il presidente... E l'amministratore delegato non era un genuino appassionato di Juventus. Che era Giraudo, giusto? Che era esatto. Esatto, no, questo lo dico, Andrea, per dire che il presidente può essere lui, poi magari tu puoi prendere tra 3 mesi un Marotta o quello che è di turno e ovviamente tutta la parte, no, Andrea, no, non era per bloccarti però, Andrea. Era solo no, per però, dirti. Sai, direttore generale hanno messo per ora Scanavino, che è uno che forse sarebbe stato più direttore mio dei giornali che non direttore della Juve, quindi anche lì mi chiedo, la politica sportiva dov'è? Cioè, che cosa facciamo per ora? Mettiamo tutto in congelatore, amen. Va bene, capisco, può essere un momento, facciamo così, però ecco, è la seconda cosa che mi stupisce, no? Vi ho detto, la prima è la tempistica e Luca me l'ha confermata, ha detto è vero, è stata traumatica, perché queste cose si possono fare, ma si possono fare in maniera... Ma non è solo la tempistica che è traumatica, è anche la modalità. Certo. Un Agnelli che esce dal mio punto di vista, da Juventus, perché viene messo sotto in CDA, contro anche magari il suo pronostico o senza arrivare con la percezione del reale pericolo, è un Agnelli che esce da Juventus in questo caso, come se Exor fosse una democrazia, cioè come un presidente del Consiglio che prende la sfiducia in Parlamento. Ma Exor non è una democrazia. Xor non è una democrazia, quindi il modo con cui esce non è stato un modo concertato, o perché non si è potuto o perché non si è voluto, a mio giudizio perché probabilmente qualcuno ha puntato i piedi troppo, o comunque diciamo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire,
secondo me Andrea ha voluto giocarsi le sue carte fino all'estremo nella convinzione di essere nel giusto, o perlomeno di essere in buona fede, non solo sulla questione legata alla procura, ma anche nelle scelte, per esempio, di arrivare a tendere dei rapporti all'inverosimile con la UEFA, al fatto di contestare anche apertamente, per esempio, la presa posizione di Consob, no? È una sfida che lui sentiva quasi poi a titolo personale, e questo ha fatto sì che probabilmente già alcuni inviti del passato diventassero poi un metterlo sotto scacco in una situazione sinceramente secondo me evitabile. Però per evitare queste situazioni bisogna concertarle insieme. Evidentemente, quando parla di mancata compattezza, a mio giudizio non si limita al membro del consiglio di amministrazione che non se ne è sentita di firmare il bilancio. Non ci si ferma lì. La mancanza di compattezza nella squadra è qualcosa di più ampio a cui fa riferimento Agnelli, secondo me. E dici cosa? No, è qualcosa di più ampio che riguarda l'intero modo di pensare alla Juve dei blocchi di famiglia. Ecco, questo mi sembra evidente. Quindi tu sei per la tesi che lui, che Agnelli nel comunicato dica non sono d'accordo con mio cugino? Cioè, tra me e lui ci stanno comunicando che lui e che Agnelli e Elkan non sono d'accordo sulla strategia da tenere. Sì, mettiamola così. La vedo più complessa, però sono molto riduttivo, però sì. Sì. E attenzione, non siamo nei giochi di potere. Ecco, questo perché è riduttivo? Perché detta così sembra, giusto per prestare ancora il fianco alle tantissime cose che si sono lette in 10 anni, prestiamo il fianco all'idea di una resa dei conti in stile Dynasty o Dallas o Soap di grandi saghe familiari. Io la vedo invece molto più, cioè c'è un discorso di complessità molto maggiore, lo sappiamo, c'è il mondo Exor, c'è anche quanto per esempio sia di rilievo pesante la Juventus all'interno di quella galassia. In quella galassia la Juventus pesa pochissimo, e non si può finire sulle prime pagine di Mezzomondo ogni volta per una cosa che pesa pochissimo. Si va sulle pagine di Mezzomondo per cose che pesano davvero, e se non ci va neanche, e se non ci andiamo neanche per quello è meglio, ok? Io penso che ci sia anche una considerazione di peso specifico. Andrea dà alla Juve un valore, se vogliamo, paradossalmente anche più vicino a quello che diamo noi, però sicuramente meno reale. In Exor si considera la Juventus come una cosa che deve funzionare bene nella posizione che riserva all'interno della galassia, e le scelte che sono state fatte adesso, le prime scelte, ci indicano una strada in questo senso, ma ci indicano anche una filosofia, ok, da parte di Exor, John Elkann, quello che ritenete. Per il resto, io... Avvocato professor Paco D'Onofrio, buongiorno. Ciao a tutti, bentrovati. Allora, ciao, intanto c'è Alex Campanelli, Andrea Sarubbi, Luca Momblano, ci sono io. Saluto a tutti. Allora, la prima domanda noi non la diremo, ma la mostriamo qui, nella mia maglietta. È una domanda difficile e devi riuscire a mettere le lettere mancanti, il che, Paco, io non so se tu sei in grado. Alle novità... casino. Ma le novità sono pochi inclini, e quindi questa è una domanda. Esatto, non hai mai visto questa frase? Non l'hai mai vista questa frase, è vero? È la prima volta che cerchi, non riesci. Scherzi a parte, Paco, mi dici intanto le tue reazioni di ieri, poi andiamo su rischi, non rischi o tutto quello che c'è. Cosa è successo? È una Juve che, Paco, lo ricordiamo, professore, avvocato di diritto sportivo, quindi diciamo il penale poi è un'altra cosa, ma ovviamente Paco spazia. Però Paco, cos'è secondo te? Prima impressione, è una voglia di difendersi in modo più... è evitare sanzioni diversi, misure cautelari, è una condanna, un'autocondanna? Ci dici come l'hai vista intanto, poi arriviamo ai rischi.
Allora, la prima riflessione che faccio è che probabilmente il momento non è casuale, cioè aver scelto un momento di interruzione, sospensione del campionato probabilmente è una scelta opportuna per evitare di destabilizzare evidentemente un ambiente da una decisione non facile da assorbire. Non credo che sia una missione di colpa, nel senso che non sposta niente, nel senso che i pubblici ministeri, se pensano di avere elementi, vanno avanti anche se se si è dimesso il CDA. Se questi elementi si dovessero rivelare infondati e le accuse non provate, che si siano dimessi o meno, non sposta, diciamo, l'equilibrio. Quindi credo che sia semplicemente un senso di responsabilità. Probabilmente si sono resi conto che rispetto ad altri atti di indagine questa presuppone una serenità anche di approccio maggiore e che probabilmente la contemporanea gestione sportiva non riusciva ad assicurare. Quindi forse credo che sia stata anche un senso di responsabilità verso la squadra per evitare che elementi, inchieste che coinvolgono direttamente i massimi dirigenti potessero in qualche modo influenzare anche l'ambiente sportivo, tecnico, e quindi da questo punto di vista... Sai che c'è, Paco? C'è il comunicato però nel quale la Juventus, senza ammettere alcuna responsabilità, cioè dice pure ci sono tre interpretazioni per Deloitte and Touch e noi abbiamo seguito una di queste, quindi dice noi siamo convinti di aver fatto bene, però dice la Juve comunica di aver dato mandato o risistemato, rimodulato, scusatemi il verbo forse giusto, il bilancio, andando incontro quindi alla visione un po' della Consob, credo, se si è capito bene. Anche quella, alcuni hanno detto, è un modo per procedere con maggior serenità e soprattutto fare approvare questo bilancio, sennò prima o poi sarebbe andati davvero verso misure cautelari per la reiterazione di un presunto reato o cose di questo tipo. Anche questo come lo interpreti? Perché qualcuno ha detto, ricorda quei famosi passi indietro, no? Che si sono fatti in tempo. Questa è la vera domanda che ti fanno in tanti, Paco, prima ancora dei rischi. È una Juve che si sta per difendere strenuamente? È una Juve che sta per mediare? È una Juve che sta per abbandonarsi? No, no, è una Juve che si deve difendere, perché oggettivamente ci sono degli avvisi di garanzia, un'indagine diciamo molto consistente, e quindi è ovvio che le energie non devono essere disperse, e bene fanno i componenti ormai uscenti del CDA a canalizzare le loro energie su un'attività difensiva che riguarda loro e riguarderà anche la società e quindi la squadra. Guardate che la questione è molto complessa, ma in qualche modo non voglio per forza assumere i panni dell'avvocato difensore, però la questione del comunicato dell'interpretazione è una questione fondata, perché ultimamente durante il periodo del successivo lockdown, quando bisognava gestire una anomalia che, ricordo, la stessa federazione non riusciva a gestire, cioè invitò ogni squadra nell'ambito domestico della propria dimensione a trovare con i giocatori una soluzione, quindi la federazione non ha suggerito una soluzione a cui una squadra si è adeguata e un'altra no, e allora chi non si è adeguata e ha utilizzato soluzioni creative merita di essere condannata. Non ci sono state delle indicazioni, anzi c'era una profonda anomalia, perché voi sapete il campionato di calcio italiano è proseguito, mentre giocatori che erano stati già venduti all'estero avrebbero dovuto cominciare campionati all'estero, che invece non risentivano del ritardo perché non c'era stato il lockdown. Quindi la situazione era molto complessa da un punto di vista sportivo e da un punto di vista economico. La Juventus ha fatto una scelta, cioè ha operato, ha rinegoziato quegli stipendi, li ha rimodulati in un certo modo, e qui è vero, cioè ha adottato un criterio interpretativo. Se questo criterio interpretativo non convincerà i pubblici ministeri e la Consob, naturalmente ci saranno le sedi opportune le quali andrebbero discusse, però io non vedo una evidente responsabilità che ha comportato una dimissione, come dire, per senso, per ammissione di colpa. Credo che abbiano, per senso di responsabilità, ben fatto a indietreggiare, perché gestire con serenità un processo così grave, mentre una gestione sportiva necessiterebbe di molte energie, visto anche il possibile recupero in campionato che sta operando la Juventus, è probabilmente la scelta più indicata. Andrea, Luca, Alex, Andrea, da giornalista consumato, puoi fare le domande giuste anche tu. Ma dunque, no, io dicevo le due cose che mi avevano colpito in negativo, no? Poi adesso Paco ha cominciato un po' a distinguere, naturalmente, no, la parte questa, chiamiamola legale, chiamiamola organizzativa, amministrativa, dalla parte sportiva. Io sinceramente sulla parte sportiva mi sento tutto sommato discretamente sereno, come
Del resto, boh, forse ero perché ero un bambino, non lo so, mi sentivo sereno ai tempi di Boniperti, quando non sapevo neppure chi fossero gli amministratori della Juve. Penso che ieri sera mi sono riguardato tutti i nomi del CDA, eppure nella vita faccio il giornalista, ma conoscevo soltanto Agnelli, Nedved e Arriva Bene. Cioè gli altri non sapevo neppure come si chiamassero, e sinceramente che venga uno o l'altro a me cambia poco. Che vada via Nedved dopo quello che è successo negli ultimi anni, secondo me è una cosa non solo legittima, ma per certi versi anche auspicabile, perché Nedved non era più la figura di, secondo me, riferimento migliore che avessimo in quel ruolo lì, ne hanno combinate varie. Che vada via Agnelli, anche una cosa che dopo un periodo ci può stare, quindi diciamo non è questa tragedia mostruosa. Che vada via Arriva Bene, mi dispiace solo perché aveva appena cominciato un percorso, perché bisogna dargli tempo alle persone, e lui questo tempo ancora non l'ha avuto. Ma per il resto io sono abbastanza sereno che dal punto di vista sportivo, se non saranno loro saranno altri. Cioè io del Milan che ha vinto lo scudetto non saprei neanche dire chi è il presidente, e dell'Inter che l'ha vinto 2 anni fa so che c'hanno Zhang, ma poi dietro Zhang chi sia di proprietari o non proprietari anche là è... Quindi direi a tutti i tifosi di stare un po' sereni, un po' più sereni su questa roba qua dello sport. Certo è una cosa che da un lato non aiuta dal punto di vista di immagine, visto che è una società che punta anche molto sull'immagine, queste sono cose pesanti, tant'è vero, oggi mi hanno chiamato degli amici da Barcellona chiedendomi che fosse successo, e poi quando glielo ho spiegato hanno detto siamo uguali, pure noi abbiamo gli stessi problemi ciclicamente, e dall'altro dico sì, a parte l'immagine però stiamo tranquilli sul resto, poi non è che le cose stessero andando alla grandissima nell'ultimo periodo, quindi secondo me non è in sé, non è una notizia mostruosa, in sé è la tempistica come ha detto Luca, è il trauma come sempre ha detto Luca, ed è il fatto che poi, come faceva notare l'avvocato D'Onofrio, adesso si aprono degli altri fronti che certamente bene non fanno dal punto di vista dell'immagine, perché ammettiamo che Agnelli venga condannato in qualche modo dalla giustizia ordinaria, beh, insomma, per l'immagine della Juve e della famiglia Agnelli non è certo una cosa carina e positiva. Però per lo sport, diciamo, in sé, vabbè. Però quello lo vedremo, poi saranno condannati, sì, ricordiamolo sempre, perché sì, ora leggeremo intercettazioni. Non confonderei i piani, ecco, per ora. Non irrilevanti e tutto il resto lo sapete, vi preparo. E Luca, Alex, abbiamo una domanda per Paco, per quanto può stare con noi, lo sfruttiamo. Io ovviamente ho tante domande, non le abbiamo ancora fatto la prima, ovviamente che gli facciamo a breve, io la indico la domanda e tra poco gliela facciamo. Luca, sei muto, vai pure con la tua osservazione. Allora, io chiedo a Paco rispetto, non so se ha letto il comunicato della Liga. C'è un comunicato della Liga, ho letto il comunicato e i commenti. No, ok, bene, così mi eviti di fare tutto il preambolo, però mi sembra che a parlare in quel caso sia un organo, cioè, diciamo così, una Lega sportiva, quindi è qualcosa, non capisco perché una Lega diciamo così di cui la Juventus non è affiliata, tra l'altro lì c'è il Barcellona che è affiliato alla Liga, non la Juventus, perché ci sia tanta energia, tanta convinzione di poter anche dire come devono andare le cose da parte di un'istituzione come appunto la Lega Spagnola, che non mi pare in nessun modo parte in causa, ma non solo, non mi pare neanche che possa avere minimamente voce. Invece, dopo la presa di posizione dell'aprile scorso, mi è sembrato molto di nuovo un comunicato politico. Sappiamo che Tebas, per esempio, il presidente della Liga, ha una posizione molto forte. Mi ha stupito molto, l'ho trovato molto inopportuno, a prescindere dal merito della questione. E quindi volevo chiedere anche a te un tuo giudizio, visto che le parti sportive sono quelle che, le controparti, parti, controparti, istituzioni, sono quelle che conosci anche bene nei loro meccanismi. È un po' come se la Lega Calcio facesse un comunicato durissimo contro il Barcellona che ha venduto le quote a Spotify. Cioè non, e sottolineo tutto questo a fronte del fatto che la Juventus al momento non è stata giudicata colpevole di nulla. Non è stata, Luca, neanche rinviata a giudizio nessuno di loro per ora, quindi voglio dire meno ancora. Ma in sede sportiva, tra l'altro, non è chiaro neanche se sia stato riaperto un fascicolo oppure no in Italia.
Allora, cosa ha detto la Lega? Perché la Liga ha questa roba è clamorosa. Ha sostanzialmente chiesto sanzioni, retrocessione per la Juve, suppongo avendo in qualche modo alterato, però ripeto, non è successo nulla, si sono dimessi i dirigenti per ora, non è che questo sia. Paco, rispondi pure tu a... Dunque, faccio brevemente due considerazioni. La prima è che purtroppo non mi stupisce, perché quando ci sono inchieste nel calcio, soprattutto che riguardano certe società, c'è una deformazione mediatica che arriva fino a questi eccessi. Perché uno, la Juventus, la Liga non ha nessun tipo di potere, a mio avviso diplomaticamente, nemmeno nessun tipo di agio a commentare fatti di un'altra federazione e di un'altra Lega. In ogni caso, sarebbe anche spropositata la richiesta, perché evidentemente chi parla forse non conosce le regole, perché il nostro codice di giustizia sportiva per queste circostanze non prevede quelle sanzioni che sono state invocate. Quindi mi chiedo anche che base tecnica ci sia rispetto a certe esternazioni. Lo giustifico, o me lo spiego meglio, non lo giustifico, con la iniziale affermazione, cioè c'è una deformazione mediatica su questi aspetti e posso ritenere che la vicenda Superlega politica, la vicenda Superlega sia un po' sullo sfondo, quindi sia un elemento costante, magari non ancora dichiarato, ma ancora fresco nella memoria di molti che non hanno condiviso quel progetto. Quindi è una frase, una esternazione che naturalmente non condivido e che non trovo nemmeno tecnicamente molto fondata. Che vi ricordo, così arriviamo, anticipo anche alla domanda che Massimo così sorprendentemente mi rivolge negli ultimi 15 anni che ci conosciamo ciclicamente. Ogni mese c'è una diretta con Paco, ogni mese di Juventus. E prima c'è stata... Me lo chiede anche privatamente, esatto, delle volte. No, arrivando seriamente, questo atto non ha cambiato nulla, perché l'inchiesta ha due filoni in questo momento. Allora, il primo è quello sulle cosiddette plusvalenze, ma su questo già si è espresso la giustizia sportiva in modo tombale, ritenendo che non ci fossero illeciti. Poi questa inchiesta penale presenta un secondo profilo, che è legato a come sono stati gestiti gli stipendi e i pagamenti, quindi gli emolumenti dei giocatori di calcio in quella vicenda. Ma ripeto, non c'era un'indicazione da parte della federazione in quel momento, quindi non è stato violato almeno... Però, e lo aggiungo, lo status di società quotata in borsa, la Juventus impone questo, voglio dire, lo sappiamo... Sono due piani differenti, Luca. Sono due piani differenti. Infatti a me arriva da ieri il fatto che sia stato molto più incidente il lato Consob, che è il lato procura che prosegue il suo lavoro, che viene un po' sottovalutato, e lì la Juve sicuramente sapeva e credo che avesse gli strumenti per poter dire: mi devo muovere in una certa maniera. Però Luca, sono due piani differenti, non so se sono stato chiaro ma l'ho preciso. Io mi sto riferendo, rispetto alla domanda di Massimo, ai rischi sportivi in sede federale, cioè cosa rischia la Juventus come società sportiva. Vai. Era quello che in fondo stava accusando la Lega. Il piano penale può essere anche più grave paradossalmente di quello che oggi emerge, ma la federazione si basa su proprie regole, è un ordinamento autonomo quello federale, e quell'ordinamento prevede che se determinate alterazioni di bilanci o contabili sono stati determinanti per l'iscrizione a un campionato, si può arrivare fino alla retrocessione. E io credo che la consistenza di questa contestazione, che per ora è solo tale, non abbia inciso sull'iscrizione al campionato di quella società, che probabilmente aveva ben alta liquidità da poter investire per l'iscrizione. Quindi o emergono nuovi dati, che naturalmente io posso non sapere, ben fa la procura statale di Torino ad andare avanti ed acquisire tutti gli elementi per fare certezza, quindi potrebbero avere i magistrati altri elementi, ma per quello che è dato sapere in questo momento, le sanzioni potrebbero essere molto più ragionevolmente sanzioni di tipo economico, pecuniario, ma non arrivare a sanzioni più afflittive, perché queste vengono combinate in base al codice di giustizia sportiva, non al codice penale, che è un altro mondo, vengono date solo a ricorrere di alcune circostanze che, per quello che oggi è dato sapere, ancora non si sono verificate. Quindi a oggi la domanda: cosa rischia la Juve, Paco, per quello che si sa a oggi?
con tutte le previsioni anche più nefaste al momento, ripeto, poi scopriamo che abbiamo pagato arbitri, Consob e compagnia, è un altro discorso. Uno dei due filoni nulla, perché c'è stato già un pronunciamento della giustizia sportiva. Che non sarà modificato quello, Paco? Quello no, non lo puoi riaprire, perché o ci sono fatti nuovi, o il giudice sportivo non può effettuare una nuova valutazione sul fatto che ha già compiuto. Solo che qui ci sembrano nuovi, perché il giudice penale fisiologicamente arriva più tardi, quindi ti sembra che sia una cosa nuova, ma in realtà quegli atti sono già arrivati alla giustizia sportiva, quindi o ci sono altri episodi che non conosciamo e non conosceva la giustizia sportiva qualche mese fa, oppure quella vicenda è chiusa. Ma quali potrebbero essere, Paco? Ora poi andiamo sull'altro. Quali potrebbero essere? Per esempio, si dice abbiano in mano, tu sai che la dirigenza della Juve è costantemente, no, intercettata, e potranno uscire, noi ci aspettiamo di tutto, io l'ho già detto, e Paco tu sai meglio di tutti noi come funzionino queste cose. Tra un po' ci sarà un giornale che aprirà in prima pagina con uno che dice Martur fallo valere 70 milioni, che ne vale magari di meno, così cosa. Questo cosa sarebbe? Un fatto nuovo? Non è un fatto nuovo? Sono chiacchierate informali tra dirigenti? Ti chiedo un po', per capire nel peggiore dei casi. Guardate, la questione sul pagamento successivo e sui bilanci, quello è un po' più da attenzionare. La questione delle plusvalenze è una questione molto difficile anche per gli accusatori da sostenere, perché vi ricordo che c'è addirittura una intervista di qualche mese fa del presidente della federazione Gravina, che da imprenditore e persona concreta ha detto: beh, dobbiamo trovare un sistema, perché altrimenti tu non puoi accusare un dirigente perché ha comprato o ha valutato quel giocatore più o meno rispetto a una valutazione fatta da un sito come Transfer Market, perché questo naturalmente è fuori da ogni ragionevolezza. Quindi sulle plusvalenze, a mio avviso, sarà sempre molto difficile contestare, a meno che non ci sia una prova regina, perché se io sono il dirigente di una squadra e Massimo è il dirigente di un'altra squadra e facciamo un'operazione e io gli mando un messaggio: ti ringrazio di aver pagato tre volte tanto quel calciatore. Ah, certo. Vabbè, è ovvio che lì non è una diversa valutazione, lì è un aggiramento della norma. Però vi ricordo che nel codice di giustizia sportiva c'è un principio: si possono dare punti di penalizzazione e si può arrivare fino alla retrocessione se le alterazioni di un bilancio contabile abbiano inciso sulla possibilità per quella squadra di iscriversi a un campionato e partecipare a una competizione. Quindi, ferme restando le eventuali anche gravi responsabilità penali, io non sono in grado di parlarne di questo, non è il mio ambito e non ci sono gli atti di indagine disponibili, ma a prescindere dall'indagine penale, quella sportiva ha delle regole e le regole sono queste. Quindi ci sono i presupposti per l'applicazione e l'invocazione di alcune sanzioni come la retrocessione o altre sanzioni simili, o altrimenti mi sembrano che siano parole, diciamo, prive di senso. E andiamo sul secondo filone allora, Paco, no? Giusto che era quello, o non so se ne hai già parlato in questo tuo discorso, però il secondo filone sembra quello un po' più profondo, tra virgolette, questa ricerca di scritture, cose, si è capito dei messaggi privati, WhatsApp, abbiamo letto Chiellini, non so chi altro, come un incentivo, ragazzi accettate che poi in futuro ce li ridanno. Questo pure non mi sembra esattamente una prova proprio schiacciante, però evidentemente qualcosa c'è. E là che può succedere eventualmente, Paco? Stesso discorso o è una cosa un po' diversa? Anche qui c'è da fare una distinzione, perché il codice e le leggi penali ragionano in un modo, il diritto sportivo in modo differente. Cioè, se c'è stata una contabilizzazione erronea, il codice penale e le leggi penali possono ritenerlo anche molto grave e arrivare a sanzioni in capo alle persone che facevano parte del CDA e hanno assunto quelle decisioni. Il diritto sportivo ragiona in modo parzialmente differente e dice: si tratta di un'erronea contabilizzazione o effettivamente c'è stato un accordo che non era vietato in quel momento dalla federazione? Perché ricordo che tutto è avvenuto non in una stagionalità ordinaria, ma in una stagionalità eccezionale, in cui il campionato, i giocatori hanno pagati fino al 30 di giugno e hanno dovuto banalmente lavorare fino a metà agosto, senza aver potuto lavorare e quindi guadagnare uno stipendio nei mesi di marzo, aprile, maggio, mesi che erano effettivamente presenti nel contratto. Quindi le società si sono dovute organizzare per rimodulare non oltre le regole, contro le regole, ma al di fuori delle regole, ma perché le regole non c'erano. E vi ripeto, la stessa federazione non ha dato nessuna indicazione, se non quella di dire a ogni società: trovate una modalità, diciamo così, di gestione all'interno. Se questa modalità ha costituito un reato,
e sarà tutto da verificare, lo accerteranno i giudici penali, ma a mio avviso difficilmente potrebbe avere la stessa gravità in ambito federale, perché in ambito federale a quel punto non ha violato nessuna norma, perché non c'era nessuna norma, non c'era nemmeno nessuna indicazione, e oggettivamente magari ecco, quelle di carattere generale, no, quegli illeciti, come dire, la correttezza sportiva, la probabilità e correttezza, quella ecco, famosa, ce la ricordiamo da Calciopoli, no, bravo, è che tanto diciamo tanto ha costituito un rischio fino a produrre la retrocessione. Però in quel caso c'erano episodi certi, cioè c'erano comportamenti che avevano superato il piano etico. Nessuna norma vietava di parlare con i designatori, ma una frequentazione eccessiva con i designatori fu ritenuta inopportuna. Non entriamo nel merito, non serve più, purtroppo. Però qui non c'è nemmeno una questione etica, cioè quell'aggiustamento diciamo contrattuale non è una questione etica, perché era una questione necessaria. Cioè le società hanno dovuto pagare per mesi i calciatori che non potevano utilizzare e quindi che non gli consentivano di incassare perché il campionato era fermo per causa di forza maggiore, e dovevano gestire dei contratti che sono andati oltre la loro scadenza, perché i contratti e la stagione scadevano il 30 di giugno, la stagione sportiva è stata prorogata, quindi c'era la necessità di derogare alle regole. Non è stata una scelta, è stata una necessità. Ora c'è da capire se la deroga scelta da una società piuttosto che da un'altra sia una deroga legittima o illegittima. Io fossi nella federazione valuterei anche in chiave comparatistica, cioè chiederei alle altre società: visto che non c'era una regola, voi come avete fatto? Come vi siete organizzati? Cioè come avete gestito il pagamento dei vostri calciatori? Perché a quel punto, se la maggior parte delle società ha seguito un'idea e la Juventus ne ha seguito un'altra, probabilmente c'era un'idea migliore che la Juventus ha, con un'interpretazione sbagliata, non ottemperato. Però sarei curioso di capire anche le altre società come abbiano gestito quel momento, perché che criterio si sono dati? Io questo non lo so. Andrea Sarubis, come tra poco ci devi lasciare, hai una domanda per Paco, una curiosità? Ma sì, la domanda è che io ho letto altri capi di imputazione che sono falso in bilancio, che è un po' diverso da quello che diceva l'avvocato D'Onofrio. Il falso in bilancio, torno alla prima questione che ponevo, o determina per l'ambito sportivo, la gravità penale resta, in ambito sportivo, o il falso in bilancio rappresenta un'alterazione che ha consentito l'iscrizione al campionato, che altrimenti non ci sarebbe stata. Ho capito, certo. O da un punto di vista penale è gravissimo, ma da un punto di vista sportivo lo è molto meno, perché quell'alterazione è una irregolarità, ma non ha comportato il beneficio previsto dalla norma sportiva. Ho capito. Quindi noi non dobbiamo considerare che ci sia per forza un'analogia e una equivalenza di gravità tra il piano penale e il piano sportivo, perché sono norme ispirate a logiche differenti. Va bene, io vi ringrazio, un saluto, forza Juve a tutti e sempre forza Rubentibus. Ciao, ci sentiamo questi giorni. Alex, tu hai una domanda per Paco D'Onofrio, finché intanto ci fai vedere come viene preso all'estero, no Alex? Ci stiamo sempre. Avevo preparato qualcosa con Luca su questo, ad esempio, sì. Clarín, e parlano tutti di bomba, di imprevisto. AS che c'ha questo giornalista italiano parla soprattutto del nuovo presidente, della figura di Ferrero, e altrove si pone l'accento sulla figura di Nedved, e questa qua mi sembra sia il mondo deportivo, sì, che un attimo che ingrandisco, sì ma si intravede tsunami alla Juve, Agnelli si dimette con tutto il direttivo, e ce n'era uno che mette l'accento sulla figura, esatto, c'è Globo. Sulla figura di Nedved e parla di frode fiscale, qui tutti semplificano molto, ognuno parla in base alla sua lingua barra la sua legislazione, non è tutto strachiaro, qui mette l'accento un po' su Nedved, e questo è Le Parisien. Sui siti francesi c'è parecchio, non in prima pagina perché comunque questi giorni ci sono i mondiali, quindi magari tengono tutto, diciamo, quasi, non dico da parte, ma e anche l'Equipe qua parla di enorme sorpresa, e un altro sito parla, adesso me lo recupero perché questo è Financial Times che parla della, diciamo, del crollo dell'azione del 6%, penso anche abbastanza prevedibile. E mi sembra, sì, Le Parisien che parla addirittura della vecchia signora che perde la testa, metafora molto... Giustamente.
Ha preso... Alex, hai una domanda per Paco? O... No, stavo ragionando proprio su quella delle plusvalenze, nel senso qual è il margine per cui costituiscono o non costituiscono reato. Io ho fatto stamattina, sapendone poco a livello finanziario, ho fatto il paragone con quello che è successo al Chievo, ma la differenza col Chievo e il Cesena mi sembra siano due. Cioè una che il Chievo, proprio come ha spiegato lui, non potesse iscriversi al campionato senza quegli, diciamo, artifici. E l'altra è che il Chievo e il Cesena hanno messo a bilancio scambi di giocatori che non hanno cambiato casacca. Quindi è molto... per cosa, dico, cosa che... dei meccanismi si... o delle prove, sì, ma se semplicemente decidiamo tra due dirigenti che quel giovane vale due, laddove in realtà molti lo pagherebbero uno, perché puntiamo su quel giovane, ma quelle sono scelte, anzi, quella è la differenza tra un semplice impiegato e un dirigente sportivo oculato. Vi ricordate sicuramente quando Moggi comprò un giocatore squalificato per doping, vi ricordate anche Peruzzi dall'Inghilterra, no? Ah, anche Peruzzi lo prese da squalificato doping in Italia. Prese anche Mutu, se non ti ricordi male, sì. Aveva avuto dei problemi, perché investì su quel calciatore che infatti si rivelò un eccellente calciatore al netto di una parentesi poco felice della sua vita sportiva, come può capitare. Quello sono le intuizioni dei dirigenti, quindi lo pago anche di più rispetto a quello che sarebbe potuto essere, ma perché secondo me ha delle potenzialità. Quindi non c'è, cioè l'idea che le plusvalenze le puoi comparare su Transfer Market è sbagliato, e le sentenze recenti lo hanno dimostrato, vi ripeto, per stessa ammissione molto lucida del presidente federale, che chiaramente da persona intellettivamente corretta non è entrata nel merito, però dice oggettivamente come si fa a dire quanto può valere un calciatore, e questo è un tema che resta sospeso. Io vi faccio una domanda. È un problema che quando ci penso è un problema che ha 20 anni praticamente, delle plusvalenze fra quando Milan e Inter si scambiavano giocatori della primavera, e anche lì non c'era alcun modo, perché non inizio anni 2000, ricordiamolo, c'è stato... E questa cosa è il caso Osimhen, lo ricordiamo perché è interessante comunque, perché prima hai citato da Alex il caso di chi non aveva neanche cambiato maglia. Ricordiamo che alcuni giocatori del Napoli coinvolti nello scambio con Osimhen non sapevano neanche dove fosse Lille o la squadra, che ha detto: ma io non ho mai pensato ad andarci, io non sono neanche un calciatore, ormai una cosa del genere, diceva credo tale Liguori, che giocava per capire poi qual è la portata. Siccome vedi tanti indignati moralmente, ecco là tu stai usando dei lavoratori, dei ragazzi, le stai in qualche modo condizionando il futuro, il presente, per un tuo affare, in modo che è un po' diverso a quello di posporre una mensilità da un anno all'altro. Questo è il mio pensiero, poi sarà un altro. Io ti faccio una domanda, Paco: quale pezzo ti ha impressionato del comunicato? Cioè questo in cui la dottoressa Marilungo si dissocia sostanzialmente, dice non ho potuto agire con indipendenza, oppure dice sono cose che succedono, non so, ti chiedo se c'è qualcosa in particolare che ti ha stuzzicato la curiosità. Guarda, quello che mi ha un po' alimentato una serie di riflessioni è l'ammissione di diverse possibili interpretazioni, perché okay, in fondo è un atto, questo sì, un atto di ammissione, cioè la dirigenza dice noi abbiamo operato una scelta, i nostri consulenti successivamente ci hanno detto che non era l'unica scelta possibile, ce n'erano altre interpretazioni, noi abbiamo utilizzato un criterio ma ce ne potrebbero essere altri. Questo secondo me sarà il punto nevralgico, e guardate che questo passaggio non riguarda le plusvalenze, questo riguarda la qualificazione di quella rimodulazione degli stipendi di cui ho parlato prima. È quello il punto delicato di questa inchiesta. Il punto delicato non sono le plusvalenze. No, no, certo, è l'altro. È proprio quello, cioè se rischiano qualcosa, rischiano perché hanno mal contabilizzato, lo dico in modo ovviamente semplicistico, perché non è la mia materia, hanno mal contabilizzato il pagamento di quegli stipendi, perché rinegoziandoli contrattualmente hanno assunto una connotazione differente che secondo gli organi tecnici, la Consob, e gli organi penali, la procura penale, costituisce una irregolarità per il primo e un illecito penale per il secondo. Quindi il punto è quello. Quindi quando i dirigenti della Juventus dicono noi abbiamo agito in buona fede, abbiamo adottato un criterio interpretativo, abbiamo scoperto che ce ne sono anche altri diversi, e quindi dobbiamo difendere l'interpretazione che abbiamo dato, dobbiamo difendere il nostro operato. Ecco, quello è secondo me il punto significativo, perché stanno dicendo che effettivamente non gridano allo scandalo rispetto alle accuse, no? Ci stanno accusando di una cosa indicibile, no? Stanno dicendo evidentemente tra le varie interpretazioni possibili
la nostra non è stata condivisa perché gli organi inquirenti ritenevano che dovesse essere un'altra l'interpretazione da seguire. E questo, secondo me, apre scenari significativi. Nel penale tu parli soprattutto, se ho capito bene, ancor più. Diciamolo ancora una volta, perché la grande preoccupazione dei tifosi è quasi sempre quella sportiva, poi con tutto l'affetto ovviamente verso chi ci ha fatto vincere tanto, però il tifoso si aspetta questo. E allora tu hai già risposto all'inizio, ma ridiciamolo. Perché allora si sono dimessi? Non è un gesto sproporzionato rispetto a quello che al momento sappiamo? C'è un'interpretazione diversa sulla rimodulazione del pagamento di alcuni stipendi in un momento drammatico come quello del Covid, Paco? Diciamo che le interpretazioni non le possiamo conoscere, non sappiamo cosa si siano detti in quel CDA, il Consiglio degli Avvocati. Quello che io posso dire dall'esterno è che non necessariamente una dimissione sia un'ammissione di colpa. La dimissione è anche il passo indietro che per non turbare l'ambiente e lasciare soprattutto serena la squadra, che da qui a qualche settimana si riformerà per aggredire i punti in classifica dalle società, dalle squadre che sono più avanti, decide di fare un passo indietro, e quindi questo non è per forza un'ammissione di colpa, potrebbe essere un senso di responsabilità e, se volete, anche un po', come dire, disponibilità nei confronti della procura, cioè ci siamo accorti che abbiamo adottato un'interpretazione che difendiamo ma che voi ci contestate, allora non perpetriamo con la stessa gestione, facciamo un passo indietro, cioè quindi non ci accaniamo a difendere a livello sportivo ma nelle sedi opportune la nostra posizione, e poi si vedrà effettivamente che cosa ne sarà. Ma intanto, come dire, teniamo fuori e distinti due piani, quello sportivo dall'inchiesta penale in corso. Luca, la gente vuole che tu dica qualcosa. Io ogni tanto sto leggendo dei messaggi. Tavit dice: io vorrei chiedere all'avvocato D'Onofrio se secondo lui l'attenzione... Aspetta, stavo leggendo. C'era bisogno di un grande avvocato in trasmissione... di due grandi avvocati, no? Oppure uno solo, cioè, quando... sto scherzando ragazzi, ovviamente qua non si parla di altre mie cose, qua diciamo che Paco sul diritto sportivo poi tra l'altro è veramente il numero uno, quindi non scherziamo neanche. Io vorrei chiedere all'avvocato D'Onofrio, aspetta non mi mettere questi messaggi, poi ne parliamo con Luca ovviamente, se secondo lui, questa è la domanda delle domande, Paco, cui un avvocato non può rispondere dicendo la procura fa apposta così, io Paco lo dico ogni volta, dico comunque, a mio parere, diciamo c'è una maggiore attenzione, non c'è alcun complotto, nessuno che si mette a tavolino a dire mamma mia li odio, facciamoli saltare. È chiaro, Paco, che una dirigenza che in 15 anni è stata intercettata cambiando dirigenti 6 volte per vicenda Suarez, chiusa in una bolla di sapone, ed eravamo qui, Paco, tu te le ricorderai le puntate qui in quell'inizio sembravi un pazzo a dire attenzione, non c'è, ha dimostrato tutto, e il discorso sportivo, e sembravi un pazzo ottimista che andava in giro a dire così, prima c'era stata Calciopoli, c'erano state le intercettazioni ai tempi di Conte quando era arrivato, c'è stato il caso Ultrà, ti ricorderai, con l'intercettazione inventata addirittura dal procuratore Pecoraro, ora c'è questo caso, prima c'era stato lo stadio, cioè obiettivamente, Paco, è una cosa abnorme, o la Juventus, cioè, la Juventus viene trattata come una società, un'associazione a delinquere, e allora basta saperlo, no? Te lo chiedo, Paco, senza scadere nel complottismo. Lo capisco, guarda Massimo, io vengo da una famiglia di magistrati, di pubblici ministeri, quindi proprio sono cresciuto con rispetto delle istituzioni, e penso che non ci sia un'attività complottistica, anzi penso e mi auguro che l'indagine possa arrivare fino in fondo, che la Juventus, in modo tale che sarà ancora più completa l'estraneità ai fatti contestati. Però io ribadisco quello che ho detto prima di passaggio, cioè oggi si contesta una gestione, come dire, erronea, secondo l'accusa, di un momento eccezionale che è quello della rimodulazione degli stipendi durante il lockdown. Bene, ma io vorrei sapere, ma questo lo dico, diciamo, assumendo le vesti dell'altro lavoro che faccio, cioè quello di professore universitario, no? Quindi scientificamente io vorrei sapere, ma le altre società come lo hanno gestito? Cioè qualcuno è andato a vedere... come, perché tutte le società avevano lo stesso problema, cioè stipendi decisi in momenti diversi che dovevano essere erogati senza poter incassare perché in quel momento non si incassava più, e quindi rimodulati anche per la reiterazione della stagione. Quindi il problema era lo stesso. Come le hanno contabilizzate le altre società? Cioè noi abbiamo un elemento comparatistico per dire che quella società ha utilizzato un criterio poco condivisibile, è perché tutte le altre ne hanno utilizzato un altro che invece... viene ritenuto valido? Ecco, io questo vorrei, cioè non tanto che si abbassasse il livello di attenzione su una società che a mio avviso merita invece di poter uscire con pienezza da questa vicenda,
però mi chiedo anche di poter conoscere, ma lo dico proprio scientificamente, senza ironia, senza sarcasmo, quale sia stata la soluzione delle altre società che non mi sembra siano state coinvolte o attenzionate da atti di indagine così importanti. È vero che territorialmente sarebbero diverse le procure, però insomma la curiosità mi resta. Di sicuro, Paco, sul fronte plusvalenze, lo ripeto, ci sono stati scambi in cui è comprovato che alcuni giocatori non sapessero neanche in che città fosse la città a cui erano state, la squadra a cui erano state venduti. Questo, e non erano neanche più calciatori, non dico professionisti, ma gente che non ha più fatto. Questo è certo, lo dico al di là del, c'è cioè un'intervista al giocatore che dice: io non ho mai pensato di dover andare là, l'accordo era questo, io non sono... Questo lo sappiamo con certezza. Luca, hai un'altra curiosità, prima di liberare Paco, che tra poco lo liberiamo. Purtroppo, Paco, dovremo ridisturbarti in queste settimane quando arriveranno. Tu lo sai già, Paco, le intercettazioni... Ma io mi collego, se Paco ha 5 minuti, mi collego a una domanda che ho visto scorrere in chat. Io voglio ringraziare i tantissimi che sono collegati, siamo in 4.000, social media, Mr. Noise, li conosco di nome, Dagrifo, Boy, invece li leggo... o meno mi sono così agli occhi per la prima volta e mi fa piacere che siate tantissimi. Leggevo la domanda su come tu, avvocato, hai interpretato le parole, diciamo, di questa lettera, che poi è una lettera interna, non è una lettera ai tifosi, non è una lettera agli azionisti, non è una lettera ai media, ma la lettera ai dipendenti di Andrea Agnelli, se l'hai interpretata come un esco, anche se non condivido la mia uscita, oppure esco perché è giusto così in questo momento delicato, faccio un passo indietro perché è quasi un atto dovuto per il bene della Juve, oppure, e arrivo alla mia domanda, perché questa era la domanda della chat, la mia invece era qualcosa di collegato, ovvero quando lui parla di c'è una partita da ribaltare, tu da avvocato ne ha interpretato subito una partita della procura, oppure può esserci anche un'interpretazione più ampia del tipo: ah sì, mandate via questa squadra? Io ci spero che la prossima squadra ribalti la situazione della Juve, cioè che faccia bene, ma ne ho qualche dubbio, che erano anche parole in qualche modo dette all'epoca da Mogge Giraudo quando ci fu la sostituzione coatta, quando dissero in maniera un po' più rude adesso insomma vedrete quelli che vengono dopo, non riferito alla Juve ma riferito al resto, cioè c'è amarezza in quelle righe di Andrea e forse anche diffidenza, oppure secondo te si riferisce alla questione della procura, una partita che forse senza di mezzo loro, ma con altri protagonisti a tenere la voce della Juve, loro eventualmente ne risponderanno per quello che compete, quello che deciderà la procura come avvisi di garanzia o come autorizzazione a procedere via con tutto il resto, oppure appunto è una partita più ampia, una partita in sede giuridica, una partita più ampia, quella di cui parla Andrea Agnelli secondo te? Ora, è chiaro che dietro delle dimissioni condizionate da un contingenza così grave anche mediaticamente, anche d'immagine, come giustamente avete sottolineato prima, è ovvio che ci sia amarezza. Io credo che in realtà lui si stia riferendo al fatto di sottrarsi a un impegno sportivo per concentrarsi a difendere in altra sede, che non è più un campo di calcio, non è più la Lega Calcio, ma in un'aula di tribunale, se stesso, il CDA, e quindi l'immagine e il buon operato della Juventus. Credo che si riferisse a questo. Considerate che la posizione nel tempo si è oggettivamente un po' aggravata, qui bisogna essere onesti, perché mentre prima era soltanto la procura di Torino, che si basava evidentemente sul lavoro che avevano affidato dei consulenti, la procura di Torino ha ottenuto una sponda nella relazione della Consob, e quindi è chiaro che in questo momento occorre che ci sia una compattezza ulteriore nel difendere le posizioni, perché oggettivamente due diverse autorità hanno mostrato delle perplessità su quel famoso... Non solo, anche i revisori dei conti ulteriori che la Juve ha, che sono stati interpellati al momento del primo rinvio di assemblea, mi riferisco a Deloitte, risulta che abbiano dato parere sostanzialmente negativo di fronte all'interpretazione che voleva far passare la Juve. Questo è un argomento molto molto discusso qua a Torino. Pare che ci sia a quale si arriverà. Mi auguro naturalmente che sia una soluzione per tanti motivi, ma a prescindere, ma ho una sicurezza, cioè non sono infondate le contestazioni della procura di Torino, sono fondate.
Il problema è se quel famoso interpretazione che la procura intende in un senso... Io mi riferivo soprattutto al lato Consob, più che alla procura. E la Juventus intende in un altro, possano essere in qualche modo giustificate. Cioè, hai violato una norma e quindi sei colpevole, o hai semplicemente dato un'interpretazione forse estensiva alla norma, ma comunque congrua. Quindi questo buona, è... ma conta anche, ecco qui chiedo una cosa probabilmente da ignorante, conta anche, magari Massimo lo sa anche lui, conta anche la buona fede, la mala fede in questa cosa, oppure l'hai violata e sono mazzate, cioè voglio capire, no? Perché poi sono ambiti che conosco poco. Conta sempre, però nei processi contabili c'è un'oggettività proprio numerica, ragionieristica, che supera l'elemento soggettivo, cioè lo fai apposta o altro. Però dal momento in cui si parla di interpretazioni in assenza di norme chiare e specifiche, ripeto, sarà un problema del processo, perché ovviamente si andrà a processo, quindi probabilmente del dibattimento, nel merito. Quindi credo che una dichiarazione da parte del presidente uscente sia una dichiarazione responsabile. Faccio un passo indietro e la partita che giocherò si sposta. Quindi non mi preoccuperò più di Juventus-Napoli tra qualche settimana dopo Natale, ma mi preoccuperò della partita che si svolgerà in tribunale, perché anche lì si tratterà di difendere l'operato e l'immagine della società. Andiamo in B o no, chiede Jocelyn Blanchard. Lo possiamo tranquillizzare per ora, no? Beh, direi proprio di sì. Qua il vero pericolo è rivedere qualche Jocelyn Blanchard o Boomsong o qualcuno così, che sarebbe il vero incubo. Paco, io intanto ti ringrazio tantissimo. Sei il più richiesto, tu sei una star più dei calciatori. Se domani ci dicesse Del Piero vengo, Paco D'Onofrio, la gente dice aspetta, fammi prima per capire da Paco se Del Piero l'avremo in B. Non credo che sia così, ma ti dimostri un amico anche in momenti particolari. Senti Paco, solo per conclusione, hai qualche auspicio tu di rivedere un uomo in dirigenza, oppure ti piace l'idea che ci sia un commercialista? Ti è sembrata un'idea... Non so, no, cosa bene, stai carpendo? Quella la situazione alla quale assisteremo nelle settimane nelle prossime settimane, sarà evidentemente una dimensione transitoria in qualche modo, anche se non penso che questa scelta sia stata una scelta tipo la notte dell'innominato, cioè la notte per la mattina, ecco. Quindi credo che sia stata una scelta ponderata nel tempo e, ripeto, non... nessuno mi toglie dalla testa che il momento sia stato scelto anche in funzione della sospensione del campionato. Quindi l'auspicio è che innanzitutto la Juve, il CDA, riesca a fare chiarezza, che passi quel criterio interpretativo non soltanto per la dirigenza, ma perché evidentemente può far proprio chiarezza in un momento, in una situazione particolarmente complessa come quella che è stata la primavera del 2020, e naturalmente da tifoso mi auguro che questo non determini insomma, che venga garantita la serenità alla squadra, e speriamo che sia un bel proseguo di campionato, insomma, che certi echi non arrivino fino al terreno del gioco. Ma Del Piero, Buffon, Chiellini, c'è qualcuno che ti ispira per un futuro, un ex giocatore in qualche ruolo, oppure tu sei più concentrato? Allora, io, i calciatori che diventano dirigenti sono sempre molto scettico. Ecco, poi. Sono sempre molto scettico. Naturalmente ci sono delle incredibili eccezioni. Maldini al Milan ha fatto un lavoro straordinario, naturalmente. Ci sono delle ottime potenzialità, però ecco, non c'è automaticamente l'analogia, cioè il campione stellato non automaticamente sarà un eccellente dirigente. Quindi mi auguro che tra questi nomi eccellenti che tu naturalmente hai citato, due dei quali tra l'altro sono stati anche i miei studenti a Coverciano quando hanno fatto il corso in quanto campione del mondo del 2006, ecco, qualcuno di loro possa ricoprire quel ruolo. Buffon probabilmente per autorevolezza, Del Piero anche per l'esperienza americana, Chiellini perché ha una laurea anche specifica, quindi sono profili indubbiamente eccezionali. Mi auguro che, ecco, da dirigenti riescano a dimostrare le stesse straordinarie qualità tecniche e umane che hanno dimostrato nella loro vita sportiva. Allora Paco, io intanto ti ringrazio tanto. Fabio Vida, lo faremo senza di te, ci chiede un recap, dimmi se va bene, fatto in 10 secondi, dicendo che il profilo penale è tutto da valutare, che la tua valutazione, la Juve sta cercando di trovare la strategia per difendersi al meglio, e che dal punto di vista sportivo, per tutto quello che si sa oggi, però la Juve al campionato avrebbe potuto iscriversi comunque, e quindi anche l'apparentemente o nel penale grave reato di falso in bilancio, tutto quello che si legge, tutte non quelle accuse, comporta automaticamente un'analoga gravità dal punto di vista sportivo. Sono categorie giuridiche differenti, sono autonome, quindi cioè, avresti dovuto, l'hai spiegato benissimo, non poterti iscrivere al campionato, e devono provarlo con certezza, però a quel punto suppongo, e in quel caso potresti avere penalizzazioni addirittura, altrimenti sono ammende, irregolarità, giusto? Può arrivare, si potrebbe arrivare anche a punti di penalizzazione, ah, ok, naturalmente,
però occorrerebbero degli altri elementi. Comunque il comportamento dovrebbe essere un comportamento finalizzato all'elusione di norme o un comportamento antisportivo inopportuno. Qui per esempio, ecco quanto si discosti l'interpretazione data dalla Juventus sul piano contabile a quello dato da altre squadre in un'analoga situazione, sarebbe, come dicevo prima, un elemento importante da acquisire. Grazie mille Paco D'Onofrio, professore, grazie. Ciao Paco, grazie mille. Grazie. Grazie mille Paco, serviva, no ragazzi, mi sembrava un po' di chiarimenti, no? Che ne pensate? Insomma, ci stava, perché se no qua non sappiamo di cosa parliamo. Siete via tranquillizzato, preoccupato o rimanete nella situazione identica di un'ora fa? Ma mi ha schiarito parecchio le idee. Nel senso... Su cosa soprattutto, Alex? Così poi passiamo ad altri temi, però... L'ultima cosa di cui ha parlato lui, cioè proprio le differenze, le classi diverse, tra virgolette. Si parla di... ammende di penale in un caso e di diritto di conseguenze sportive nell'altro, e sembra che al momento non ci siano elementi per avere delle conseguenze questi fatti sulla classifica, sul lato sportivo della Juve, e quindi bene, sono abbastanza più tranquillo. Luca, ti ha chiarito qualcosa? Ci ha chiarito qualcosa, al di là della chiarezza che ha assolutamente, Godonofrio, non dobbiamo chiarirlo noi. Ti chiedo, ma c'era qualche spunto che ti ha, oppure dici al momento non sei settato su queste preoccupazioni? No, sono come settato, diciamo che aiuta contro il rischio, diciamo che Paco è perfetto in questi casi contro il rischio di fare confusione, che ogni volta che ripartiamo col ragionamento comunque alla fine tendiamo sempre a mettere un po' tutto insieme. Mi piacerebbe avere anche qualcuno che ci riesca a separare bene anche per esempio il lato Consob e il lato procura, che spesso noto che anche qui si rischia di fare un po' di confusione, sono due situazioni totalmente diverse. A me questa cosa, ripeto, l'ha sottolineata chi mi ha evidenziato una particolare attenzione soprattutto per lo scontro con Consob, che avrebbe avuto un peso specifico molto più rilevante rispetto a, per carità, tutto quello che ci sarà eventualmente da affrontare, vedremo sul lato della procura. Poi la procura ogni volta che fa una mossa, eccetera, per vari motivi che non sto qua a elencare, finisce sempre in prima pagina e quindi mediaticamente ha un'incidenza clamorosa. Già banalmente chiedere i domiciliari a un Agnelli credo che non sia venuto in mente a molte procure nella storia d'Italia, è successo e quindi succede il patatrac. Ma ripeto, in ambiti più alti, più elevati, se vogliamo anche più strategico-finanziari, legati al mondo Exor, risulta che per esempio questo scontro con la Consob, questa, come se fosse la Consob non è non è lì per accusare qualcuno di qualcosa e tu ti devi difendere. Hai capito? È un concetto diverso, sono osservazioni sulle quali bisogna poi muoversi con i piedi di piombo e probabilmente anche piegare il capo andando ad ammettere determinate cose. Ammettere intendo dire che può esserci stata un'interpretazione sbagliata e che è inutile arroccarsi dietro posizioni che tu andrai a difendere dove? Non è che ci sarà un posto dove andrai a dire la Consob ha torto, io ho ragione, mentre questa era la linea intrapresa anche ultimamente. E questa cosa pare essere stata valutata come insostenibile fondamentalmente per un'azienda della galassia. Però anche qui fare confusione un attimo, quindi Paco è stato perfetto perché per quanto riguarda il lato sportivo non fare casino. Dall'altro ci servirebbe anche qualcuno che ci spiega ancora meglio perché la Consob non è un procuratore che ce l'ha con te, è un'altra cosa. Allora, torniamo un attimo alla incredibile notte di ieri, Luca, e un po' ai prospetti, alle prospettive per il futuro con te e Alex, che ricordiamolo in un libro, Alex, ridici il titolo, Alex, così chi ha voglia di ricordare il periodo post-Calciopoli, che è un periodo interessante e poco trattato, perché molti hanno voglia di dimenticarlo, me in primis, caro Alex. Purtroppo, però, ci racconti un attimo come si chiama il tuo libro? Si chiama Espiazione Juve, il quinquennio buio della signora, e potete regalarlo anche a non juventini a cui sono piaciuti moltissimo i capitoli in cui noi eravamo settimi.
Esatto, quei 5 anni sono piaciuti non male, quindi se volete sono piaciuti veramente tanto, quindi ho ricevuto complimenti ieri dal mio allenatore, mi sono piaciuti veramente, milanista, piaciuti veramente tanto, bravo, quindi malincuore. Comunicato della Liga, no, è delirante, ragazzi, vi ripeto, al di là di come la si pensi, perché non c'è successo nulla, cioè al momento c'è stata una dimissione dei dirigenti, la proprietà è la stessa, tutti, anzi la famiglia è la stessa, rimarrà, e hanno chiamato dei dirigenti di totale fiducia della famiglia, cioè non è che, vabbè, comunque, lasciamo perdere, insomma, il discorso Liga, eccetera, eccetera. Io devo dire, c'è un discorso che interessa poco, ma è sulla grandissima, non dico ignoranza, ma ci interessa... cioè c'è poco da fare, io lo dico spesso quando non c'è la Juve di mezzo e risulto più credibile, qua meno, ma mi interessa poco, ma mi accorgo dalle reazioni di persone che poi leggono scritto avvocato sul proprio coso su Twitter o professioni varie che ti chiedono una preparazione particolare, eccetera, eccetera, c'è un'ignoranza, dicono ma lo vedi, l'ha detto anche la Liga, quindi cioè io mi chiedo veramente come fare l'avvocato in queste condizioni, se il tifo ti trascina così, se vuol dire che tu non sai neanche cosa voglia dire. Ribadisco, un rinvio a giudizio non c'è ancora stato, ma dopo ci sarà il processo e dopo il primo grado ci sarà un secondo grado e dopo il secondo ci sarà un terzo grado e in mezzo il diritto sportivo è completamente un'altra cosa, cioè non capire nulla di tutto questo e farsi trascinare sempre dall'onda di fango di medie, procure, eccetera, eccetera, io sono veramente sorpreso. Poi Luca mi dirà, e qua lo capisco, dice certo, noi abbiamo fatto in modo di non stopparlo di sicuro il casino mediatico, perché abbiamo detto la Consob può avere le sue ragioni, abbiamo mandato via Agnelli e il CDA in un attimo, quindi Luca mi può dire questo e siamo d'accordo, ma mi sorprende proprio non del tweet divertito o della cosa ora stiamo a vedere, come se avvocati che pensano ci sia stata ieri una sentenza o la Liga che scrive questa cosa qua, cioè questa cosa l'ignoranza giudiziario mediatica che c'è in giro, paese distrutto veramente da 40 anni, la Liga non è neanche in Italia, ma dico, mi impressiona brutalmente finché non capita a qualcuno di voi e l'app il divertimento passa a tutti, vabbè, ma questo interessa poco. Allora, ieri sera, ragazzi, tanti mi hanno sottolineato un punto di cui noi ieri, Luca, non abbiamo parlato. Agnelli scrive, prima ancora, nel citare i propri successi, nella lettera, prima ancora delle finali di Cardiff e Berlino, dell'alleanza con Volkswagen non nota a molti. È una cosa stranissima. Primo citarla, di ripeto, addirittura prima delle finali di Champions, se riguardate la lettera di Agnelli. Seconda cosa è che la Juve faccia un deal, un accordo con Volkswagen, sapete che uno dei principali rivali di Fiat, di FCA, e è una cosa strana. La Juve credo che avesse come clausola tra i vari clausole che rendevano impossibili sponsor, eccetera, eccetera, uno credo fosse proprio quello di rivali, almeno io sapevo, poi non voglio però dire fesserie. Terza cosa, quel chiarimento tra parentesi, cosa non nota a tutti. E in effetti non c'era, anche tu sai, un amico, Luca, ti dico, Daniele, il mio amico, vabbè, ora non siamo qua a dire chi è, mi dice, che si studia, sai, bilanci, cose, dice, io questa cosa non l'avevo percepita, mi era sfuggita, mi era... Cosa vi dice questa? Vi chiedo, è una cosa interessante, non lo è? Qualcuno me l'ha fatta notare e mi ha detto... Ma io insisto sulla domanda che ho fatto a Paco prima. Qual è il messaggio ai suoi eredi che sta dando Andrea Agnelli? Ai suoi eredi in Juventus? Cioè, rileggendola, non ho visto uno slancio verso... il dopo Agnelli da parte di un presidente così juventino e così votato al bene della Juventus. Ok? Mi è parso qua e là voler provare a togliersi anche qualche sassolino. Ecco, poi magari sbaglio. E questo fa parte anche degli elementi che mi hanno portato a farmi questa domanda, di cui non ho una risposta, però... Non so se ce l'hai sotto mano, se proviamo ad andarla a rileggere, potrebbe essere interessante. Poi arriva anche Pietro Salvatori. Poi attenzione, avete già parlato delle nuove figure di Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino? Allora, lo facciamo. Ma... commercialista di Exor, Gianluca Ferrero, Scanavino... Ma non è proprio il commercialista di Exor. Anche il commercialista di Exor è come quando ci dicono siete dei giornalai, è la stessa cosa, cioè che va bene. Nel senso che sì, è vero, scriviamo a volte, io anche in passato ho scritto i giornali, sono stato caporedattore, eccetera. Il giornalaio non è squalificante, però se dovessero domani dire guarda, su Juventus oggi ospite per la prima volta Monblano che fa il giornalaio,
dico sì, va bene, ma non è proprio perfetta la definizione. Commercialista di Exor sembra proprio che abbiano chiamato quello che quattro volte all'anno gli deve fare i documenti. Oh, guarda, devi fare quello perché mi serve. Non è così, c'è una storia dietro le persone. Parliamo per esempio di due persone fortemente legate al territorio di Torino e tra l'altro con un'estrazione molto nota all'interno della città a livello per esempio anche del valore di professionalità nel loro ambito, che non è, e questo è un tema che sarà interessante per capire come ricostruisce poi la Juve, cosa può avere in mente, cosa serve fare. Nessuno dei due ha mai avuto né un'esperienza ma neanche forse un'aspirazione diretta da quello che poteva risultarci nel mondo dello sport, tantomeno di uno sport peculiare quando ti devi muovere da manager come il calcio. Secondo me questo è un aspetto interessante. Però io ti chiedo, allora ribalto la domanda su di te, su Agnelli, poi torniamo su Ferrero e Scanavino. Tu non l'hai, invece a differenza mia, non l'hai notata questa cosa? Cioè questa lettera non contiene qualche crepa, qualche di grignare di denti da parte di Andrea, anche questa Alex, come? Ci ho visto un po' di veleno, nel senso come se volesse e non volesse mandare dei messaggi. Questa cosa della Volkswagen mi è sembrata una frecciatina. Ma anche la partita, chiedo a te Massimo, la partita a cui si riferisce Andrea, qual è? Allora, io intanto vi rileggo dei pezzi, facciamo così, aspettate, vediamo se la trovo. Però mi sa che è solo un pezzo. Però appunto, qua cita questo pezzo, rileggiamolo. Allora, la Juventus è tutto sport, è una delle più grandi società al mondo, chi vi lavora o gioca sa che il risultato è figlio del lavoro di tutta la squadra. Siamo abituati per storia e DNA a vincere. Dal 2010, ecco qua, abbiamo onorato la nostra storia raggiungendo risultati straordinari. Quindi si parla di risultati straordinari. Stadium, 9 scudetti, primi in Italia con le serie delle principali piattaforme, J-Medical, 5 scudetti femminili consecutivi, e ancora il deal con Volkswagen, pochi lo sanno, le finali di Cardiff, poi Adidas, poi Next Gen, cioè non è che dica con Apple, il deal con Apple, vabbè, il deal con Volkswagen, pochi lo sanno, tra parentesi. Questo è il pezzo che mi è stato fatto notare. No, ma vai anche sulla partita, così mi rispondi qua, aspetta, su questo. Devo trovare la parte finale. È in fondo. Lo so, ma questo, aspetta, la pagina cambia. La citazione in Nietzsche, va bene, ok. Prima, aspetta, ore, giorni, notti e mesi, stagioni, ognuno di noi sa che ovunque siamo stati non abbiamo avuto paura. Quando la squadra non è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale. In quel momento bisogna avere la lucidità e contenere i danni. La nostra consapevolezza sarà la loro sfida, essere all'altezza della storia della Juventus. Ci riconosceremo con uno sguardo, siamo la gente della Juve fino alla fine, continuerà. E ora non l'ho trovato perché tutto sport forse non la riporta tutto, o l'ho persa io probabilmente. Comunque sì, dice la partita da ribaltare, dice ora cambiamo squadra per una partita da ribaltare, era questo il senso, no? Ma sono le inchieste, come dice Giuseppe, anche tu ci avevi letto le inchieste? Suppongo che sì, però dimmi bene la tua cosa. La squadra che deve ribaltare le inchieste non è quella che entra in Juve. E sono loro che andranno a dare le giuste spiegazioni che ritengono di avere. Cioè non vedo, cioè scusate, il destino in procura, poi dimmi se sbaglio Massimo, no, ci sta. Dei vertici Juventus che eventualmente verranno invitati purtroppo a proseguire nella loro difesa, non è che sarà il nuovo organigramma della Juve a poterli difendere meglio, saranno comunque loro a difendersi. Quindi la partita da ribaltare non è quella della procura, qual è? Cioè è quella della Consob o è una partita che secondo loro Agnelli stava perdendo e adesso dice io stavo però mettendo in campo le cose giuste per vincerla, adesso vediamo se siete capaci voi di ribaltarla. E di più, mi sembra una lettera, Massimo, di un manager che è stato alla Juve 12 anni, che rivendica e che lascia la cosa a qualcun altro. Ma Agnelli non è stato un manager della Juve, Agnelli è proprietario della Juve,
e ha vissuto la Juve in qualità di proprietario, poi anche di manager, poi anche di uomo che ha messo la propria fiche su delle scelte tecniche, su alcuni giocatori, sugli allenatori, eccetera. Ma per prima cosa, lui, questa non è, questa è la lettera di Dio di Marotta. Però lui, cioè, che dice, io ho vinto 5 scudetti, l'ho fatto cercando di fare bene. Cioè, non lo so, non l'ho trovata proprio a filo con quello che mi sarei aspettato da un proprietario che continuerà a esserlo. Cioè, domani o la Juve viene ceduta, o domani Andrea Agnelli è ancora nell'assetto della proprietà della Juve e resta un proprietario della Juve. Su questo siamo tutti d'accordo, no? Massimo, è questo il paradosso, il cortocircuito che non sono ancora riuscito a ricostruire. Però non ho capito la tua tesi esattamente, Luca. Quale potrebbe essere una partita a ribaltare? Cioè, secondo la tua, io questo non l'ho colto. Ho capito quello che dici, però no. ti dico anche una cosa. Ma è quella in procura? Aspetta, ma non è la nuova squadra che ribalta, però, la squadra della procura. Pensiamo anche alla triade. La triade va via, e se la triade avesse detto praticamente noi andiamo via perché sennò, come dire, siamo d'impiccio anche alla difesa della società Juventus, quindi ci difenderemo singolarmente noi. Però ora sta alla Juve, dal presidente all'amministratore, ai legali ovviamente, a tutto il resto, ora sta a voi difendere la società Juventus anche per quello che abbiamo fatto noi. Ah, sì. Cioè, un suo senso ce l'ha, ma se no... Però una partita da ribaltare è una partita che sto perdendo. Bravo, e questo non lo sappiamo. Invece al momento questo hai ragione. Ti chiedo però, Luca, qual è la tua interpretazione? L'hai già accennata prima, ma non l'ho capito esattamente. Quindi che partita stiamo perdendo? Infatti io l'ho chiesto a voi. No, lo so, ma ti chiedo se tu magari ti sei fatto un... Io non ho ragionato così tanto su ogni singola parola di questa lettera. Potrebbe essere la partita della Juve nel calcio del futuro, e quindi la ricetta Agnelli che lui riteneva e ritiene, ma sono sicuro, lo ha sempre dimostrato anche nelle uscite pubbliche, lui ritiene che la ricetta giusta sia quella che lui continuava a cercare di portare avanti, anche andando a fare più attenzione e ricadendo un po' nella famoso parolone della sostenibilità, che doveva diventare qualcosa di concreto nell'arco di 2, 3, 4 anni, no? Però la ricetta, la mia sensazione è che sia stato detto, guarda che quello che tu dici, cioè, stai parlando, cioè, sei fuori dal mondo, è una ricetta improponibile. Allora la partita adesso è la ricetta, il sistema di gioco, la formazione, fatela voi e vediamo se la ribaltate in un momento di oggettiva difficoltà nel posizionamento della Juventus, non solo economico, ma parlo anche all'interno del panorama calcio, perché la Juve non è più nella locomotiva, neanche più l'ultima locomotiva del treno di testa. La Juve si è staccata con 2 eliminazioni agli ottavi, si è staccata con l'eliminazione del girone Champions, con 2 quarti posti, uno preso per un fattore terzo e l'altro per il quale hai dovuto spendere 70 milioni nella sessione di gennaio, perché anche questo, diciamoci, l'operazione Vlahovic dell'anno scorso è il salvagente senza precedenti in una sessione di riparazione per riuscire ad arrivare nelle 4, ok? Di fronte a tutto questo è stato detto, guarda, quello probabilmente c'è una ricetta migliore perché ci garantisce risultati. Quindi vai anche sul campo, diciamo, ma Andrea Agnelli non è uno che non ragiona anche sul campo, sono convinto che ci ragioni sul campo. Perché, scusatemi, il post della moglie di Agnelli, ora io veramente sono un pollo, mi sa, ma a me è sembrato un post... Boomer. Perché dice fa trasparire turbulenze familiari? Mi sembra che la moglie abbia fatto un... Ma qui l'esperto dei social è Campanelli. Cioè... Alex, tu l'hai visto il post della moglie? Lui è più giovane, è più giovane. Ti sei mutato, ecco, il più giovane si è mutato da solo. Eccomi. No, adesso cerco, mi stavo informando su... Cerca, perché io ho trovato un articolo che parlava di questo post, quindi non ho letto tempo, ma era tutta una cosa... Mi sembrava, come dire, in ogni momento, se stato tu avessi la metà del tuo coraggio, se si sapesse quanto tempo dedichi alla balla causa, se il mio presidente... Cioè, non ho capito quali, cosa abbia... Perché? Perché tutti chiedono in questo post della compagna Agnelli? Sono io un po' scemo? Un po' naif? Ma io non l'ho visto alcuna, anzi. Io stavo dando un'occhiata. Accordo con Volkswagen? Ma ora ci dice, aspetta, citato Volkswagen come a dire, voi non lo sapete ma mi hanno contestato pure questo. O comunque non l'hanno voluto rendere... Ci mancherebbe. È un post bellissimo, infatti, è pieno d'amore quello e la moglie, non ho capito.
Ma me lo leggi? Glorificava Andrea, ce lo legge Alex e lo trova in qualche modo il post della moglie Denise. Post su Instagram, ma non dice nulla di che. Ma lo trovi anche googlando moglie Agnelli. Eccolo qua, è questo. Alex, ce lo leggi tu o Luca, che io non ho voce. Da dove iniziare? Dopo 12 anni di lavoro giorno e notte, e su questo credo che abbiamo sempre raccontato, per quanto ci risultava, la totale dedizione del presidente Agnelli, fin considerata eccessiva anche dai dipendenti per certi versi, no? C'è veramente la Juve vissuta 24 ore in prima linea. Oggi chiudi, scrive, o scriverebbe, io leggo la moglie, chiudi un capitolo della tua vita da presidente della Juventus. Soltanto io e te sapremo tutti i sacrifici che hai fatto, tutti gli sforzi che ci hai messo. 9 campionati consecutivi di Serie A, 5 Coppa Italia, di cui 4 di fila, 4 Supercoppa, 5 femminili, 2 Coppa Italia, 3 femminili, Supercoppa e 1 Coppa Italia Serie C. Nessuno te li può togliere e dubito che qualcuno riuscirà mai ad avvicinarsi. C'ero il seguito, se volete. Vai, leggi tu. Ad avvicinarsi alla vittoria di 29 trofei. Mi chiedi sempre cosa amo di più di te e io rispondo sempre come lavori. Tu non fermarti, sei coerente e insistente, perseverante e determinato. La responsabilità ce l'hai nel sangue, mai una volta che te ne sei scappato, anche quando significava prenderti la colpa per gli altri o errori che non erano tuoi. Ok, qua va avanti, ci metti sempre la faccia sulle sconfitte, sui momenti difficili, sulle decisioni difficili. Vorrei avere la metà del coraggio, dell'integrità e della decenza che hai tu. Oggi non solo sono al tuo fianco, ma sono con orgoglio e ti ringrazio per tutto quello che hai realizzato in questi anni per la Juventus, per la tua famiglia, per noi. C'è solo un presidente e per me lo sarai sempre tu. Non vedo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro, amore mio. Sono semplicemente certo che fianco a fianco lo renderemo migliore di qualsiasi cosa ci aspettiamo. Ti amo ieri, oggi e domani. Non ho capito quali turbulenze familiari vedete da questo. Non lo so, cioè voi leggete un messaggio così e vedete una turbolenza familiare. No, a me mi era venuto fuori dal fatto della Volkswagen che diciamo prima. Ho cercato un pochino su qualche sito, ma anche così. Però c'è tanta amarezza, ragazzi, perché la filosofia della Juve e di Agnelli è che la vittoria più bella è la prossima. Quindi se la più bella è la prossima, stare lì a ripetere... Cioè, siamo noi giornalisti che dobbiamo fare la lista di cosa ha fatto Agnelli, non deve farsela da solo. Cioè, non lo so, io da questo punto di vista sono un po' critico. E lo dico avendo vissuto anche da privilegiato tanti momenti della gestione Agnelli, e ne sono fiero e ne sono cresciuto come uno juventino migliore. Però, detto questo, sinceramente, a me questa roba qui, la vittoria per me, se il prossimo presidente vince una Coppa Italia, è più bella delle altre, e quella dopo sarà ancora più bella. Non lo so, mi pare ci sia anche di nuovo un messaggio del tipo: ah, tanto chi viene dopo farà peggio di te. Perché? Non lo so, perché i 9 scudetti sono irripetibili? Può darsi, ma magari basta che uno arriva e fa come Zidane, si sveglia la mattina, non se ne accorge neanche, e ha vinto la Champions League, e sai cosa succede? Che il pubblico di tutto quel gruppone di roba là non se ne... lo rivaluta a ribasso, sbagliando. Quindi da questo punto di vista mi sembra una rivendicazione che nasconde sicuramente un fattore sorpresa, Massimo, dal mio punto di vista. E questo torniamo su tutti coloro che hanno anche sottolineato il fatto che tanti giornalisti o presunti tali o insider, io non mi sono mai definito insider eccetera, però giornalista lo sono di fatto, va bene, tanti di noi sono caduti dal pero ieri per la tempistica e per i modi, non tanto sulla traiettoria. Tu, Massimo, sai quante telefonate abbiamo fatto anche su questa questione negli ultimi 2 anni. Detto questo, ripeto, il fattore fulmine a ciel sereno, anche dal lato Andrea e squadra Andrea, è arrivato dritto tra capo e collo. Questo l'abbiamo capito, ragazzi, ed è la vera notizia dal mio punto di vista, perché si poteva fare in mille modi per concertare un cambiamento tenendo un minimo di come dire, di non solo di apparenza, ma anche di rapporti fluidi per il futuro. Mi sembra che qua invece ci sia stata un'operazione che Andrea ha subito, e per questo ne escono queste parole, in questo caso anche da parte della moglie, belle parole,
ma che alla fine ci dicono che Andrea è lì a rivalutare il suo lavoro. Non ne ha bisogno di rivalutare il suo lavoro, secondo me. Alex, ci dici che stavi dicendo su Volkswagen? No, che a parte che mi fa strano che è l'unico elemento extra calcistico, extra sportivo, cioè ok, c'è di tutta le serie Netflix, Amazon ci sono, le consideriamo un po' extra, però sì, diciamo, comunque è tutto legato in maniera abbastanza stretta al mondo Juve. Questa cosa sembra stride un pochino messa lì così, ho cercato anche un po' in giro e è una partnership inespressa fondamentalmente. È qualcosa che secondo me lui lancia lì, seguendo il filone che dice Luca. Ok, probabilmente lui non credo pensi nessuno farà meglio di me, non mi è passato quel messaggio lì, ma chi mi manda via, tra virgolette, sempre tra molte virgolette, nel senso questi dissidi che portano questa situazione che ha portato alla dimissione mia del Consiglio di Amministrazione, non per forza porterà qualcosa di migliore se le persone che prendono decisioni sono le stesse che diciamo ci hanno portato ad andarcene. Ci ho visto anche una piccola guerra interna, qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del fratello, del cugino forse. Massimo, ne sai qualcosa? Sì, lo abbiamo tanti, tutti lo abbiamo visto mille volte, vabbè, però in ora studiarsi tutta l'accusa su bilanci e cose. Non lo so, invece vi mostro una cosa che ci ha fatto caricato Matt Pasquini perché vogliamo farvi piangere un po'. E quanto orgoglio quel giorno, perché oggi sembra che fosse in mezzo agli scudetti, non era così. Era una Juve che noi tifosi, io parlo per me, pensavo di dover aspettare non so quanti anni per vederla tornare a vincere, personalmente. L'anno di Conte cominciava lì per lì e io pensavo, torniamo tra le quattro, fatemi rivedere la Champions a un certo livello, così battiamo il Parma benissimo e dico... mamma mia, dai, questa mi sembra possa arrivare, non tradirci ancora. Cioè, eravamo in quelle condizioni, dopo una Juve umiliata da Calciopoli, da una difesa un po' blanda, da un attacco colossale di tutto il paese all'unanimità, delle sentenze anticipate dei giornali, gli anni dopo con Cobolli e compagnia, arriva Andrea Agnelli, il primo anno va male con Marotta, Del Neri, eccetera, arriva Conte, inauguriamo questo stadio e quel giorno quanto orgoglio c'era. Sentendo, oltre a vedere Boniperti, Del Piero, ricordo di Scirea, dell'Eisel, ovviamente tutte cose che ci hanno ridato un momento di grande orgoglio, quanto orgoglio c'era a sentire un presidente che fosse uno di noi, sentirgli dire noi siamo la gente della Juve, sappiamo. Per me è stato molto importante, personalmente, per me, non so voi come l'abbiate vissuto, però. È stato un grande impatto. Io avevo 19 anni, credo, e davvero sembrava non potessimo rialzarci più. Adesso non posso dire, dopo il discorso, dopo tutta l'atmosfera allo stadio, ho pensato vinciamo subito, perché non è vero, però ti ridava già prima degli acquisti, prima dell'allenatore, prima di vedere la squadra in campo, ti ridava già un motivo per cominciare la stagione fiducioso, quello che c'era una persona dietro che la vedeva come te, quasi. Era così, io ho ritrovato questo e spero di ritrovarlo nei prossimi dirigenti, che non vuol dire chiamare a caso un giocatore perché è stato nella Juve, quello mi dice poco, ma è uno che se la prende in mano e dice io da adesso, questa è la squadra per cui ho tifato da piccolo a 5 anni, stavo qua con Platini e compagnia, ora tocca a me e devo portarla all'altezza degli Agnelli, noi siamo la gente della Juve, sta a noi vincere, e l'ha riportata lì come nessuno aveva fatto, cioè in 9 anni di fila. Luca, cos'è stato? Riesci a farlo un primo piccolo consuntivo? Cos'è stato quel giorno o cos'è stato Andrea Agnelli oppure boh, non lo so. E poi quel giorno, futuro, di quel giorno ricordo tutto. Ricordo anche, a differenza tua, una flebile speranza che qualcosa potesse cambiare in frettissima. Io no, ma sono pessimista, io sempre lo so. Ah, sì, perché ovviamente il campo non ci dava nulla, nessun indizio in questo senso, ma l'idea che in Italia, cioè, non si fosse in un contesto dove ci fosse un reale gap tecnico, anche se in quel momento c'era, ma era un gap di testa, di voglia, di fame che è stato assolutamente intercettato dalla combo Agnelli Conte, con la magistrale all'epoca gestione degli aspetti calcistici, contrattuali e federali da parte di Beppe Marotta, che però
è stato il primo a farsi trasportare dentro, dentro un modo di vivere, una società che non era suo, diciamolo. Quando io Conte a volte confida e dice: ho insegnato io a Marotta come si vince, ho insegnato, ma non è solo dire io sono bravo e lui no, è un'altra cosa, è la Juve, l'interpretazione in quel momento dei bisogni della Juve e il modo di essere mio, di Conte e del presidente Agnelli, hanno acceso un lato di Marotta che ha saputo intercettare alla grandissima, che ha vissuto con anche lui dando il suo contributo, ma che non aveva nelle corde, cioè solo Marotta non avrebbe potuto fare nulla. Io sono d'accordo su questo, devo dire che Marotta è diventato un dirigente migliore stando alla Juventus e ha capito tante cose di più del dirigente bravissimo che era prima, ma che restava un dirigente di circostanze, di distanze e circostanze. La Juventus, il cambio di passo di Marotta avviene grazie a questa tenaglia fatta da Conte, Agnelli e il pubblico, la gente della Juve, perché ricordiamo, lo stadio all'epoca c'era la corsa al biglietto, era impossibile quasi trovarne, è stato così per tanto tempo, era un elemento in più ed era il grandissimo spauracchio delle squadre avversarie. Io mi ricordo le squadre avversarie scendere per il walk, non per il riscaldamento, il walk allo stadium, e passavano il tempo guardinghe, un po' estasiate, stadio semi vuoto, già immaginando che gli sarebbe volato tutto quello addosso, lo stadio, la squadra, eccetera. Devo dire, Andrea è stato un motore fantastico di tutto questo, e queste parole sono solo un piccolo spaccato di quanta energia abbia condiviso reciprocamente con Conte in quell'inizio. Poi a un certo punto io dico, mi pare che Andrea abbia smesso, non ti so dire esattamente, mi dovrei sforzare di dire quando o se, ma gradualmente ha smesso di parlare ai tifosi. Ha smesso di interpretare veramente dal lato in modo trainante anche il discorso dei tifosi. Ha iniziato a chiamarli clienti. Ha iniziato a ragionare da manager. E la lettera da Dio è una lettera di un manager e non di quel ragazzo della grande famiglia che sognava fin da piccolo di poter essere al timone della squadra del suo cuore insieme ai milioni di tifosi. Ha iniziato a ragionare da manager e forse serviva, fosse fatto questo, ma anche i risultati poi purtroppo contabili gli hanno dato torto. Il Covid ha inciso tanto, perché Andrea credo sia stato molto convincente, assertivo nel pensare a una Juve che potesse crescere attraverso un'esposizione finanziaria molto forte. Ha convinto anche John a farlo. Poi il Covid è stato il boomerang decisivo, secondo me. Dopo tutto quello che è successo dopo il Covid, per me sono solo le partite che ricordo, cioè, ma a livello di società non ho più visto vere virtù, veri passi in avanti, veri tentativi anche di tornare a parlare con il proprio pubblico e a puntare anche a una... Ci sono anche le sconfitte dove puoi tirare fuori l'orgoglio. Ma noi non ne tiravamo più avanti, secondo me più fuori, né nelle vittorie né nelle sconfitte. Quindi la trasformazione in manager è stato stranamente, dico, un boom. Ma era un ciclo finito? Per te, al di là di questa cosa giudiziaria, ora vedremo. Cioè, hai quell'impressione... Ma ciclo tecnico? Agnelli, Juve, Nedved, non so, questo ciclo qua... Questo sì, questo sì. Un po'... No, questo penso sia un ciclo finito, ma... No, ma pensavi, lo pensavi, indipendentemente da ora questa svolta giudiziaria, dentro di te... Sì, lo pensavo. Che un po' stesse andando... Ma tu lo sai benissimo, che io... Ma io non dico come notizia, sì. Io non dico come notizia, come notizia. No, parlo come, sì. Lo sai, perché spesso insomma ci si vive anche un po' le confidenze, le emozioni quando ci sentiamo, certo, le trasmettiamo qui, sai il mio pensiero e anche i miei dubbi. Non ne sono felice che sia finito, però credo che sia finito. Se tu mi chiedi un giorno Andrea Agnelli potrebbe tornare presidente della Juventus, non ho dubbio che sì. Ah, quello sarebbe bellissimo, ma vediamo un po'. Speriamo di non averne bisogno. Luca, secondo te e Alex, la giornata di ieri per qualche motivo avvicina Antonio Conte alla Juve del futuro, o proprio sto parlando di una cosa che non c'entra assolutamente nulla
col tema, cioè ho pescato un tema quasi casuale dal mazzo, Alex prima e poi lui. Forse la non presenza di Agnelli, se è vera diciamo ormai l'inconciliabilità dei due, già la non presenza di Agnelli da questo punto è un fattore positivo per l'eventuale ritorno di Conte, però io penso che, come dice Luca, si parla di ciclo finito, io la pensavo e la penso come lui, nel senso il ciclo non è finito ieri, c'era bisogno di una piccola grande rivoluzione e la rivoluzione la fai con altri nomi, con nomi nuovi. Luca, mi dici se c'entra qualcosa con la mia frase, cioè un giorno che in qualche modo, che sia per Agnelli, che sia per la ricerca futura di un nuovo tecnico, un nuovo management, che siano particolarmente che possano ricompattare l'ambiente, non lo so, ti chiedo. Non ho capito la domanda. Se la giornata di ieri avvicina in qualche modo Antonio Conte alla Juventus del futuro? No. Qualche risposta? Ok. No. No, non... no, nel senso no, non è che Conte non tornerà alla Juventus, non vedo un... Messi. No, i Nessi li vedo, ma non sono le equazioni che tutti siamo lì un po', secondo me, in maniera... un po' grezza a fare, se non c'è più Agnelli allora torna Conte, però se mettono Del Piero allora non è Conte, se non mettono Del Piero allora è Conte, cioè tutte queste equazioni non valgono nulla. Credo che se Conte aveva una percentuale di ritorno, che so, del 20% sabato, ce l'ha uguale intatta oggi, non di certo un 1% in più rispetto a ieri. Non è questa la forbice, non è Agnelli Nedved fuori, che Nedved invece Conte l'avrebbe voluto ben volentieri, come sapete. Non vedo un cambiamento drastico nelle percentuali di Conte, anche perché non è che io posso dirvi, guardate che tra Agnelli e Conte avevano già trovato dei punti di nuova intesa tra di loro, parlo a livello personale, o chiarimenti, e oggi però se va via allora è più facile che torna. Agnelli, se pensava che Conte sarebbe stato la medicina della Juve, se avesse pensato a giugno prossimo lo avrebbe richiamato, punto. Allora, c'è Pietro Salvatore di Huffington Post, ciao Pietro. Ciao a tutti. Allora, ora ci dici la tua, io rispondo a Jocelyn Blanchard, io non sono d'accordo, lo sapete, su questa cosa, e allora ce ne sono tanti, parto dalla quarta. Cambi d'allenatore, sì, Agnelli o chi per lui, aspetta, fammelo tenere un attimo in evidenza, cambi d'allenatore, sì, troppi, poco motivati, cambiando gioco, poi il giovane, poi ritorno Allegri, io ho capito poco degli ultimi anni, dall'addio di Allegri e l'arrivo di Sarri in poi, ho capito poco, quello sono concordo. E Superlega, io continuo a dire sbagliata la comunicazione, tutto, ma allora Perez di più, che si è esposto in prima persona ed è il presidente campione d'Europa per 8 volte negli ultimi 10 anni, per me la Superlega rimane una grande idea, rimoduliamola quello che vogliamo, non vedo l'ora che ci sia, è stato il giorno più bello della mia vita calcistica dopo le vittorie di Champions e Scudetti. Plusvalenze, casino, non c'è dubbio, però ragazzi, plusvalenze è veramente come condannare cioè veramente una cosa su cui accedono tutte le società di calcio, anche la Juve ne fa uso e negli anni non ne aveva mai fatto uso, tra spalma debiti, cose e tutto, lo fa e ora lo condanniamo per questo. Suarez, io ragazzi ad Andrea Agnelli mi sento di dire poco, poi scopriremo forse un giorno che lui ha chiamato un professore per dirgli qualcosa, ma Suarez, ragazzi, la Juve esce completamente fuori, poi non lo so, comunque vabbè. E Pietro, scegli tu a dove partire. Passato, presente, futuro? Beh, guardiamo al futuro, nel senso che il passato ne avrete già parlato. Cosa resta del passato? Riconoscenza, rabbia, rancore, amore? Beh, no, io diciamo tutta quella parte di anche tifosi della Juventus, anche in buona fede, che dicono finalmente se ne vado dalle scatole, eccetera. No, cioè devo dire assolutamente no. Chiaro. Nel senso che è la dirigenza... sicuramente in Italia più vincente della storia della Juve con questo assetto, e a cui dobbiamo solo dire grazie. Cioè io c'ho qui in libreria, qui di fronte a me ancora il tuo libro, no? I 3000 giorni in cui abbiamo vinto
tutto, e questi non possono essere scordati. Certo è che negli ultimi anni, diciamo da quando si è iniziato a non vincere più, tutto questo sistema è andato oggettivamente un po' in sofferenza. Io non sono di quelli che ritiene l'acquisto di Ronaldo un errore tout court, penso che abbia, come dire, avuto un impatto inferiore a quello che si sperava che avrebbe avuto. Ricordo anche che nel secondo anno di Ronaldo c'è stato il Covid, e quindi sentivo oggi Marco Bellinazzo, che non è sicuramente un giornalista tenero con la Juve, ma è uno che comunque ci capisce di conti, che anche lui diceva che, insomma, il primo anno di Ronaldo gli effetti sul bilancio, sui costi, sui ricavi e via discorrendo si erano visti, quindi noi fondamentalmente non sappiamo quale sarebbe stata l'onda lunga di quell'investimento. Ovviamente però, insomma, questi ultimi anni alcune scelte, tu citavi quelle degli allenatori, ecco, partiamo da lì, sono state anche poco comprensibili, no? Il passaggio da Sarri a Pirlo ad Allegri nel giro di 3 anni, insomma, lì si è visto un po' che la bussola si stava perdendo. Per il futuro la mia perplessità, e io, beh, chi mi conosce lo sa, non sono mai stato un anti-allegriano per partito preso, però ovviamente noi abbiamo un progetto tecnico, si stava dipanando un progetto tecnico, che era quello famoso dei 4 anni di Allegri, che era legato a doppio filo con questa dirigenza, no? E quindi, se vuoi, l'interrogativo più grande, almeno il mio, è su quel tipo di progetto tecnico. Rimane, continuano così, si separano a fine anno, c'è il problema del contratto, insomma, quale sarà il futuro della Juve sul campo? Secondo me questo è un problema che oggi si pone molto più di quanto non si poneva ieri, che pure ne abbiamo parlato fino all'ultima giornata di campionato. Futuro, questi nomi, Pietro, tu cosa hai l'impressione? Nel 2006 tutti abbiamo avuto l'impressione di una Juve che mollasse quasi subito. Questa è una Juve che si sta riorganizzando, riaffilando le armi, che per un periodo penserà a questo processo per poi ripartire alla grande con nuovi dirigenti anche conosciuti, tra virgolette, con tutto il rispetto per Gianluca Ferrero. Gianluca, credo si chiami, me ne scuso se no, ma ora lo imparerò il nome del mio presidente, del mio presidente Ferrero, di Scanavino e tutto il resto. Però che impressione hai? È una fase di passaggio? Si stanno difendendo? Stanno un po' mollando? Qual è il... Ma secondo me, cioè, allora, ovviamente parlo di impressioni, perché ovviamente non posso parlare di nient'altro che non siano le mie impressioni, che sostanzialmente è stata messa una toppa, un buco che si è creato forse anche un po' improvvisamente, nel senso che poi sia Ferrero sia Scanavino sono due uomini molto vicini a Elkan, no? E quindi sono stati presi come gestori di una fase che poi dovrà portare ad altro in qualche modo. Io non penso che potremmo continuare potremmo continuare con loro, ma non adesso. Io professionalmente li conosco a un certo punto, Scanavino un po' di più perché è anche l'amministratore delegato del gruppo in cui lavoro, però quindi persona splendida, la possiamo dire, no? Splendida, un grande direttore. Una persona per bene, la classica persona per bene. Nel senso che comunque adesso, al di là del giudizio sul valore da manager, che io poi non sono neanche, come dire, il più titolato a darlo, però è ovvio che nella scelta delle persone sono due persone molto vicine alla proprietà e che quindi hanno il compito in qualche modo di gestire e tutelare quello che è un patrimonio alla fine di Exor. In questo momento di passaggio a me sembra però che sia una soluzione non uso un termine, non so se esiste in italiano, non ricostruttiva, ma una soluzione tampone per riorganizzare un assetto societario. Insomma, c'è da riorganizzare tutto. Oggi leggevo anche in punta di diritto delle perplessità sui margini d'azione che arriva bene, che comunque è un amministratore delegato di un consiglio d'amministrazione dimissionario, quindi lì andrà ricostruito tutto. Non penso che adesso si ripartirà con Ferrero e Scanavino da qui ai prossimi 10-12 anni, non so come dire. Penso che sia una toppa su un buco e poi si dovrà ripartire. Come? Non lo so, sinceramente. Intanto Alex, so che tu tra poco ci devi lasciare. Noi lo ricordiamo, gli amici delle Marche a Senigallia, ricordaci dove, alle 5:30 oggi, se volete un ambiente dove si chiacchiera un po' di Juve. No, no, alle 7.
alle 7, scusami, alle 19, alle 19, un ambiente in cui si parla di Juve, di quel periodo molto interessante, perché è il periodo meno analizzato dai libri, credo. C'è un libro mio, Ergo de Turone, che non era amatissimo al tempo dalla presidenza di quel periodo, e però chissà Alex invece come l'ha scritto, cosa ha scritto, quei 5 anni di espiazione post-Calciopoli. Alex, ci ricordi il nome del libro e dove ti può venire a vedere qualcuno che magari vuole farsi due chiacchiere sulla Juve attuale, quella di allora? Il libro si chiama Espiazione Juve, il quinquennio buio della signora. Sì, parleremo di quello, ma anche di attualità e tutto un po'. Certo, siamo con due giornalisti del Resto del Carlino. E il locale si chiama Fratelli di Luppolo, a Senigallia. Grazie mille Alex, vuoi fare un'ultima considerazione? Sei intento, leggo spesso diversi utenti che riportano il fatto di Cherubini che ha rassegnato le dimissioni e la Juventus sembra averle respinte, da come sì, riporta. E sono non perplesso, però mi chiedo come porteranno avanti il progetto tecnico con un dirigente che ha offerto di andarsene. Però penso che questo si deciderà con calma, nel senso penso debbano arrivare prima tante cose. Matt Bat, io sono in Senigallia, dove ci si vede? Allora ripetilo ancora. Allora, il locale si chiama Fratelli di Luppolo, è vicino alla scuola media Fagnani. Alle 19? Via? Via, non me lo ricordo, la Repubblica. No! Smetti! Ma cosa non ti ricordo? Aspetta, Fratelli di Luppolo. Tra l'altro ci vado... Diciamo che l'intestazione Fratelli di questo periodo dovrebbe bastare. Allora, via Carlo Pisacane 37, apre alle 18, vende della birretta e poi alle 19 con Alex a fare due chiacchiere, ragazzi. Alex, grazie mille, Alex Campanelli, Espiazione Juve. Ciao Alex, ci vediamo presto in questi giorni. Grazie della pubblicità. E ci mancherebbe, siamo di casa. Qua. Ciao Alex, un abbraccio grande. No. Ciao Alex, grazie. E allora, Pietro. Con Luca parlavamo prima di quel pezzo della lettera di Agnelli. Ci sono due pezzi importanti. Uno del comunicato, questo della dottoressa Marilungo, che si dissocia platealmente da tutto. L'altro, nella lettera di Agnelli, analizzavamo prima con Luca, tra i tanti, poi Luca c'era un altro a sottoporti sulla partita da ribaltare, ma il pezzo che interessa a me è quello sulla Volkswagen. Cioè lui, nel citare Scudetti, prima della finale di Champions, e trionfi vari prima della finale di Champions, mette e un accordo con la Volkswagen non troppo noto. Cosa voleva dire? Primo la Volkswagen con la Juventus, curioso, no, lancia una facciata. Io l'ho letto come te questo passaggio e mi veniva in mente una cosa, che se comunque il nostro presidente ha avuto così a cuore un accordo comunque importante, che poi io l'ho minimo ricostruito perché devo dire anch'io me lo ricordavo poco, con la Volkswagen, forse uno dei problemi, poi Luca magari lo saprà dire meglio di me, ma dei problemi negli ultimi tempi è stato un problema di comunicazione, no? Cioè anche di comunicazione di quello che si faceva, di come lo si faceva, metto insieme anche la Superlega che di cui io personalmente ero contrario, che secondo me aveva comunque poneva dei problemi seri al mondo del calcio, come è stata comunicata quell'operazione lì, come è venuta fuori, tutto quello che ha girato intorno alla comunicazione della Superlega è, come dire, un manuale di tutto quello, un manuale di noi comunicatori di tutto quello che non deve essere fatto, no, in casi come questi. Quindi, secondo me, lì c'è, adesso io non so quanto fossero frecciate interne a chi non ha, perché lui pure a un certo punto dice quando non si rema più nella stessa direzione, non mi ricordo, c'è un passaggio in cui fa capire che non c'era più una compattezza, una compattezza dentro. Io credo che lì ci sia anche un tema di come cosa la Juve comunica di ciò che fa e delle battaglie che intraprende, no? Questo, come dire, la Superlega è una cartina tornasole. Ma tu hai ricostruito l'affare Volkswagen, ho capito male, Pietro? No, non l'ho ricostruito, sono andato a cercare e ho visto che noi abbiamo avuto un accordo abbastanza grosso, adesso stamattina ero impegnato nelle mozioni sull'Ucraina alla Camera, quindi non ho avuto neanche molto tempo, che c'è stato 3 anni fa, 2 anni fa, un accordo, aiutatemi pure voi perché ho letto solo un paio di titoli, con la Volkswagen, di cui io sapevo poco e niente. Anche noi.
non so. Ma perché lui lo sottolinea? E perché sottolinea tra parentesi che non è stato reso molto noto? Quello dicevo, perché forse lui sottolinea dei problemi di comunicazione che il gruppo Juve ha avuto, no? in qualche misura. Ripeto, penso alla Superlega, penso anche, come dire, alla comunicazione lato Juve del caso Suarez, no? In cui ci siamo ritrovati, nostro malgrado, immersi fino al collo per quanto c'entrassimo poco o niente. Cioè, queste sono, come dire, la costruzione di una comunicazione di una società così. Poi io non posso dare lezioni a nessuno, perché lavoro per il mio giornale poco più, se no starei a capo della comunicazione della Juve, però un certo tipo di comunicazione di tutto il mondo Juve, di tutta l'azienda Juve, forse lui è questo che voleva mettere in qualche modo in luce, no? Può essere che sia così. Luca, tu invece vuoi sottoporre a Pietro la tua osservazione, o vuoi chiedergli altro, non lo so, o dirci qualcosa sul futuro? La tua osservazione di prima era sul ribaltare la partita, e se no dimmi tu, Luca, se vuoi dirci qualcosa di questi due nostri. Scaravino ce l'ha già citato Pietro Salvatori come il più grande amministratore e direttore generale che la Juventus abbia mai avuto nella sua storia, persona tra l'altro deliziosa, vero Pietro? Questo è il sunto che possiamo fare. Assolutamente. Essendo direttore di Jedi, il gruppo per cui lavora Pietro. No, Luca, su cosa andresti per qualche minuto ancora con Pietro o con tue valutazioni? No, io sono più concentrato sull'aggiornamento pian piano, graduale, di quello che può essere uno scenario reale. Detto questo, che è successo? No, ragazzi, ha avuto un brutto aggiornamento. Ma ogni tanto io dicevo fosse frizzato a un certo punto. No, le notizie non sono belle o brutte, sono notizie. Invece le indiscrezioni possono essere belle o brutte. E questa cos'era? Questa cosa? No, non lo so. Intanto, allora, per quanto riguarda la figura di Ferrero, io non sono così, ogni minuto che passa non sono convinto, come lo ero fin da subito, della classica figura tecnica percepita come la figura tecnica per un sostanziale commissariamento, non so, come un commissario di fiducia per sistemare queste 4-5 enormi beghe da qua al 2023. Poi a gennaio si riparte, il 18 gennaio si riparte con le partite e noi ci saremo. E poi dal 18 gennaio, quando ci sarà anche poi la ratifica finale, immagino, del nuovo Consiglio di Amministrazione, scopriremo chi sarà il nuovo presidente. Direi che al momento un po' le verifiche sia sul profilo della persona, la qualità, che qua a Torino sono verifiche che si possono fare abbastanza in fretta, essendo lui un uomo che non arriva da fuori, sia alcune risposte in cui mi imbatto mi fanno pensare che invece possa essere un presidente stabile, che ovviamente tira fuori la rappresentazione diretta dei vari rami familiari dall'investitura diretta. Sicuramente parliamo di John Elkann, che ha preso in mano la situazione, questo mi sembra evidente da entrambi i profili. Ferrero è in consiglio di amministrazione di aziende su terreno Italia importantissime per il gruppo, da Lavazza, Finmeccanica, credo anche Jedi, quindi da questo punto di vista sicuramente parliamo di un profilo che ha come storia personale, professionale, tutto quello che riguarda la revisione dei conti, è anche membro dell'Associazione Internazionale Fiscalisti, ritenuto un membro importante, e juventino, Exor ci ha tenuto a dirlo, quasi già promettendo che è un presidente con il quale avremo a che fare, con il quale convivere e magari con il quale condividere anche qualcosa di nuovo. Io non sono convinto... Smentisci per Anna, perché non cominciamo già con Ferrero out, ora neanche ha cominciato, per piacere. No, Ferrero non ti fa Torino. Ferrero ti fa Juventus, è dichiarato questo proprio, già nel comunicato.
Vai, vai, scusa Luca. Vai. A parte che chiunque lavora in Juventus ti fa Juventus, no? Questa è una buona osservazione. Quando entri alla Juventus devi essere... Cioè, Scanavino, Scanavino ti fa Juventus da oggi, no? È giusto, è giusto, è giusto. Anzi, molto spesso, lo diciamo per Giraudo, ma anche per tanti altri, chi entra non juventino, addirittura di una squadra rivale, poi dentro capisce, no? E diventa il più strano. Ah, come giocatori? Tu dici come giocatori che poi arrivavano... Esatto, esatto. I profili a me personalmente non capisco dove sia l'imbarazzo, però no, ma poi ma perché aziendalista pure il presidente Ferrero, scusami, se il mio sogno è sempre stato avere presidente Gianluca Ferrero e finalmente il mio sogno si è realizzato, non ho capito perché sarei aziendalista. Luca lo sa che da anni gli parlo di Gianluca Ferrero come mio sogno come presidente, no Luca? Sì, ricordo vagamente questa cosa. No, Pietro, tu lo sai, no? Che io ma scusa, ma oggi dovremmo ricordare che la Juve non muore mai. Vorrei che tu lo ricordassi. Lo so, ma dici Pietro. No, dico il discorso per chi tifa, per chi non tifa. Cioè, noi siamo in un mondo in cui le società di calcio... Cioè, noi siamo dei privilegiati, perché la nostra proprietà è una proprietà che ha un nome legato alla storia della Juve, ha fatto la storia della Juve e sono tifosi della Juve. Ma poi il mondo del calcio è un mondo di professionisti che si ritrovano, come dire, a gestire, a governare grandi squadre e che quando lo fanno per il bene dell'impresa in cui lavorano, voglio dire. Quindi la metto così, me ne frega anche poco per chi tifa Ferrero, l'importante è che sia un buon presidente, ecco, voglio dire, soprattutto se, come dice Luca, non è solo la figura di un traghettatore, ma è una figura con cui... Secondo me la figura del traghettatore, come l'hai definita tu, ci deriva soprattutto, a me è derivata subito dal suo curriculum professionale. Cioè, parliamo di una persona, ovviamente, che è specialista, un revisore dei conti, quindi la prima... Un grande commercialista. Quindi un revisore dei conti, dico, cavoli, allora è una cosa che ci serve, sì, in questo momento qua. Che avevo anch'io, cioè... E invece la sensazione che possa non essere, anzi, ogni minuto che passa sono sempre meno convinto, ma più aperto all'idea che è invece una figura che, insomma, con la quale possiamo convivere un po' di tempo. Devo dire da questo punto di vista che il fatto, Juventus non muore mai. Credo anche la Juventus, nonostante tutto. Massimo, che dici? Come credo? Il messaggio è questo, ovvio. Cioè, la Juve, ragazzi, cambia, fa. Tra l'altro da tempo parliamo con Luca di questo possibile cambio di manager. Tra l'altro Zampini con i riscaldamenti a tutta Callara a casa, perché o a Roma Nord c'è un microclima particolare. No, io sono in Guadalupe, io sono andato in Guadalupe da ieri. Dove la trovate? Qui. Signori... No, ma questa è un'altra cosa, bella, la rimetteremo. Me l'hai spostata? No, l'ho fatto Mattosquini, io non l'ho fatto. Juventusstore.com, caro sotto, Pietro Salvatore. No, perché io ho quella panita stile di vita. Adesso bella nel cuore. Quindi non ho avuto il tempo di mettermela, ma io ho quella. Adesso devo un po' aggiornare però lo stock magliette. Ti aggiorneremo pure noi. No, allora Luca, tu dici Gianluca Ferrero potrebbe essere presidente? Sì. Per un po', poi vedremo. Non lo escludo, anzi. Io volevo sottoporre a voi una domanda che secondo me è la domanda cruciale a cui io non ho una risposta. Cioè, cosa rischia la Juve? No, a parte quella è la domanda, invece io ho una domanda. Cioè, bisognerebbe capire se internamente, quindi per Elkan, per tutta la proprietà, questa cosa che è successa ieri era una cosa annunciata a cui si stavano preparando da tempo, ma tempo vuol dire anche un mese, alcune settimane, oppure se c'è stata un'accelerazione delle ultime ore, perché da quello si riesce anche a capire se c'è stato un minimo di progettualità nel poi individuare le figure, traghettatori, non traghettatori, insomma quello che saranno e ci porteranno alla prossima assemblea degli azionisti e quello che verrà proposto alla prossima assemblea degli azionisti, o invece
può vincere la querela di oggi il medico della Juve, o invece con una bella croce accanto allegra ha fatto perdere il filo, o invece c'è stata un'accelerazione e quindi la società sta reagendo nel miglior modo possibile, però una situazione sostanzialmente imprevista, imprevedibile. E questo è secondo me per Exor, secondo me per Exor non era uno scenario imprevisto, totalmente previsto, neanche per forza preparato però a tavolino, ma non imprevisto. Se, all'interno della Juventus invece è stato uno shock. Cioè tu dici Agnelli l'altro ieri non sapeva nulla? No, non immaginava che il giorno dopo sarebbe andato così. Questo ci dà anche un minimo di risposta su quello che sta succedendo adesso, nel senso che è ovvio che non è, come dire, una successione preparata per tempo e con tutti i crismi, le selezioni e le valutazioni del caso, cioè necessariamente anche colossi del genere si ritrovano in delle fasi che ci auguriamo più brevi possibile a navigare a vista prima di come dire, riorganizzarsi e prendere una direzione. La cosa che mi lascia più perplessa è che tutto il progetto tecnico della Juve, di questa Juve, della Juve di Allegri, era legata un po' alla dirigenza che ha salutato, e quindi ritorno alla cosa che dico all'inizio, quel che mi preoccupa forse un po' di più è se il nostro futuro sul campo sarà un ibrido tra quello che è successo fino ad oggi e quello che succederà, se verrà cambiato tutto e via discorrendo. Allora, intanto Massimo, segnalo che alcune delle nostre magliette sono andate sold out, cioè non sono più disponibili, cioè, alcune taglie, alcune versioni. Non mi chiedere quali perché non lo so. Cioè, questo è male però. Intanto sul sito quelle che sono sold out lo vedete, ma alcune taglie e alcuni tipi. Allora, persi, cosa rischia la Juve? Quella gente, Gianni Play l'ha detto, io forse quella 5, qualche taglia c'è ancora. Gianni Play ha detto io le rivendo a 100 euro. Ragazzi, cosa rischia la Juve? Bisogna muoversi ovviamente, sennò quelle sono andate. E no, ma anche quella che hai addosso tu. Pure questa, finché siamo vivi, qua bisogna andare così, ragazzi, al Natale col parente interista. Roba. Uscirà nota Exor tra poco. Ah, questo è interessante. Vediamo. Uscirà? Nota Exor, vi aspettate che qualcuno parli? A me piacerebbe parlasse qualcuno. Questo secondo me sarebbe importante. Sì, io diciamo non ci spero più, nel senso che siamo abituati a un certo tipo di comunicazione, no? Secondo me per molti versi giusta, in alcuni momenti la società anche di missionari avrebbe dovuto, come dire, parlare di più. Quindi secondo me se esce la nota Exor è una sorta di accontentatevi per i prossimi N mesi, ecco. Conoscendo come si muove, cioè avendo visto come si muove un po' l'azienda. Ha parlato Abodi, presidente ministro dello sport, ha detto le dimissioni in massa del CDA della Juventus rappresentano un'assunzione di responsabilità. Quindi esprimiamo un giudizio positivo perché sono un atto opportuno anche a difesa del grande patrimonio rappresentato dal club, che va ben oltre per la storia e ci auguriamo per il suo futuro, di chi lo ha gestito inizialmente con merito per certi versi. Poi sarà la magistratura e dovrà valutare e noi doverosamente siamo al lato. Questo è il momento della riflessione e dell'attesa. Vabbè, diciamo che questo governo meno parla di Juve, meglio stiamo tutti. Ecco, esatto, non ci dispiacerebbe se parlassero meno in generale. Assunzione e responsabilità è quando intanto l'offerta per la Juventus che risale, non so, 2-3 mesi fa probabilmente, che credo che oggi magari tirarla in ballo sia soltanto da parte mia dovuto al fatto che è successo questo, era una notizia su quale stavo cercando di lavorare nei scorsi 2 mesi per trovare anche quale può essere il feedback lato Torino, che non ho trovato, però ve lo dico perché invece questa fonte con cui ho parlato insomma mi aveva documentato anche la notizia su una valutazione sostanzialmente di 2 miliardi
che è una valutazione che mi è stato spiegato che poteva anche essere ritenuta tutto sommato congrua per un eventuale pacchetto azionario intero, cosa che non è disponibile in questo momento, perché Exor avrebbe dovuto fare delisting e poi andare a raccogliere le quote rimanenti, eccetera. Però una valutazione che tutto sommato era in linea con quello che poteva essere ritenuto il prezzo di mercato della Juventus, poco più o poco meno, 2-2-2, quello che è un'offerta da parte di un, diciamo così, investitore che nel calcio sta cercando di infilarsi e si infilerà ulteriormente dopo l'ingresso nel Newcastle, e si tratta del fondo PIF, cioè il fondo sovrano saudita, un'offerta che insomma in questo momento sul mercato europeo ci sono diciamo il Manchester United, cifre completamente diverse, probabilmente il Liverpool, in parte il Paris Saint-Germain, che mi è stato detto, così come anche l'AIFI ha già detto che sono aperti a quote di minoranza, vuol dire che sono aperti anche a quote di maggioranza, i catarioti, attenzione al Paris Saint-Germain. Però questa offerta alla Juve risale è venuta a me due mesi e mezzo fa, ma risale almeno 5-6 mesi fa, quindi probabilmente all'estate, e quindi, dato che qualcuno ne avevo fatto cenno credo stanotte, qualcuno mi chiede ma chi è, ve lo dico, il fondo saudita diciamo è molto aggressivo sul mercato dei club europei e anche nei confronti della Juve e dei piani altissimi della Juve si è fatto avanti. Non sono mai riuscito ad avere un concreto feedback per poter capire se a Torino fossero o meno insensibili a questa situazione, ve lo dico perché per completezza rispetto a questo rumors a cui avevo fatto cenno stanotte. Ti emoziona PIF, Pietro? No, nel senso che io sono nato e cresciuto con la Juve, che diciamo una delle forze che ha sempre avuto anche nei momenti più bui è stata, come dire, la solidità societaria e dell'assetto che stava dietro poi ai vari management che si sono succeduti. Quindi no, mi entusiasma poco. Sarebbero sicuramente un sacco di soldi, di investimenti, di calciatori wow nel brevissimo periodo, però abbiamo visto tante volte come fanno questi fondi, in realtà più gli americani che i fondi del Golfo, però insomma anche i fondi del Golfo che o diventano, come dire, in qualche modo una squadra bandiera, no? Una squadra che gli serve anche per esercitare il proprio soft power, vedi appunto anche l'AIFI oppure il Manchester City, oppure insomma col calcio c'entrano poco e comunque stai sempre con, come dire, l'ansietta che magari non è l'anno prossimo, ma quello dopo si rompono, non ritengono più remunerativo l'investimento e lo vendono, no? L'eccezionalità della nostra società è stata anche quella, cioè di mettere un sacco di soldi nella Juve, creando da un lato un prodotto virtuoso, ma dall'altro non avendo paura di spendere quando c'era da spendere, anche rimettendoci soldi. Si è abbonata Susanna Gatto, Luca. Conosci? E quando torna a trovarci? Se la tira un po'. Cesco 33, Zimunzen, Carol Yu 21, fiera di essere gobba, Bass 83, Zen 0, Juve Dubai. Già da lì ci scrivono, cominciano a scrivere. Ma c'è già su Twitter l'hashtag Maratona Zampini Mumblano oppure no? Qui sì, vedo live da 2:10, ma sicuramente saranno le seconde 2:10, immagino. Sono le prime, ma stanotte altre 4. Ieri Basso 83, Zen 0 Juve Dubai, Hendrik 1981, Mikuzu 68, Ivan 07 12:00. Chi 07 Sessa. Secondo me John qualcosa ha fatto. Via Binotto dalla Ferrari e ora questo. Il medico della Juve ha rinnovato, Anna Bianconera, Bastardo e Pignolo, Nerico 254, Detec 1979, Panico Paura, Matt Bell. Massimo, io devo andare, stasera o stanotte vediamo con i ragazzi, perché ci siamo dalle 23, magari anticiperemo un attimo. Pietro, grazie per averci fatto visita. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito, come sempre. Ragazzi,
Io piano piano un vertice di Meloni con i capigruppo di maggioranza. Allora, ragazzi, diciamocelo qua, siamo rimasti, perché la gente, giustamente, quando siamo in pochi, le cose, Chiellini e Buffon convocati, vediamo cosa succede, e poi vediamo anche con gli altri. Ciao ragazzi, si sa quando? Ma convocati dove? Nazionale. Nazionale Cremonese, Juve. Senti Pietro, a proposito, c'è uno che ti appassioni tra questi nomi che vorresti rivedere? Buffon, Chiellini, Del Piero, altri, Marchisio in società, dici? Sì. Ma uno di quelli che hai nominato va benissimo. Beh, io sono legato generazionalmente a Del Piero, però insomma Chiellini, lo stesso Marchisio, va benissimo. Ecco, mettere Marchisio a fare un po' di comunicazione Juve, secondo me non sarebbe male. Marchisio è uno che mi piace, che prende posizioni spesso anche scomode nel mondo del calcio, non mi dispiacerebbe. Però insomma, a parte il mio legame, ripeto, generazionale con Del Piero, uno di quelli che ha detto va benissimo, insomma. Poi dipende anche per fare cosa, Max, cioè, nel senso che sono persone pronte a prendersi un certo tipo di responsabilità, devono avere un incarico di rappresentanza, cioè secondo me una figura del genere serve in società, devi essere anche bravo a calibrarne responsabilità, incarichi e via discorrendo, perché non tutti, come dire, che sono stati grandi calciatori possono essere grandi manager, non so come dire. Ma scusami Pietro, mi dici su Allegri qualcosa? Tu hai detto io non sono un antipregiudiziale tutto, ma adesso tu lo ma dici... Adesso... Ma dici ancora di più adesso guida tecnica a lui e fino per 6 mesi non voglio sentire parlare? Fare, oppure... Allora, io sono arrivato negli ultimi diciamo 2 mesi prima che il campionato si interrompesse, vicino, probabilmente ho superato il punto di saturazione, cioè Monza, Maccabi, insomma... inutile ce lo stiamo qui a raccontare. Dopodiché c'hai una società decapitata che deve ripartire da zero, quello con un contratto comunque monster, che fai? La stagione la finisci con Allegri, cioè se perdi anche un minimo di certezze per quante ce ne sono, però un minimo di ordine su quello che è l'assetto sportivo, e qui non sappiamo veramente da quale punto ripartire. Poi io credo anche che a fine stagione, essendo lui, come ho già accennato, molto legato alla precedente società, un progetto sportivo che adesso chi l'ha portato avanti non c'è più, è ovvio che bisognerà fare una valutazione. Però che fai, non finisci l'anno con Allegri almeno? Tu dici da adesso in poi mettiamo da parte il tema fino a maggio, out, non out? Sì, ma poi chi chiami? Cioè veramente vabbè, c'è Tuchel, c'è Mancini magari, non lo so, io non impazzisco. Ho capito, però si tratta di mettere molti soldi su un progetto tecnico, no, che... ma poi dopo 6 vittorie di fila ora, per carità, quindi tra l'altro, punto primo, punto secondo, ci dice Luca che probabilmente Ferrero non è così traghettatore, ma diciamo finché lo stesso Ferrero non ha la certezza di o la proprietà non dice che Ferrero da qui a N sarà il nostro presidente, tu non hai una società che, come dire, che può costruire un nuovo progetto tecnico con una visione sugli anni. Quindi secondo me, se licenzi Allegri, prendi un traghettatore o comunque prendi un nome. Comunque, secondo me ormai ma la mia domanda infatti ora più che sul discorso proprio di come stia andando Allegri era, credi che in questo momento dobbiamo proprio metterla da parte la nostra guerriglia sull'allenatore, perché i problemi sono altrove e poi da giugno se ne riparlerà, no? Credo sia questo il tema. Io direi tiriamo una riga fino a giugno, perché non hai certezze fuori dal campo, devi averne un minimo per quelle che possono essere dentro il campo. Poi, come dicevi tu, con filotto di 6-5 partite vinte di fila, alcune anche benino, insomma, se no bene, vediamo come rinizia. Certo, non è che arrivi a fine febbraio e licenzi un allenatore, perché allora vuol dire è proprio andato tutto a rotoli, cioè allora devi fare proprio tabula rasa, dire ci siamo sbagliati e riniziamo da capo, cioè facciamo una moratoria fino a fine stagione e poi vediamo che succede.
Insomma, ora vai dalla Meloni. Ieri Salvini, tweet post pessimo, ma una roba inguardabile. Io mi imbarazzo sempre quando ministri, vicepresidenti fanno male. No, tant'è che poi ha dovuto correggerlo. Ah, che ha fatto dopo? Non ho visto, questo non l'ho visto. Ma se vai su Facebook lo trovi corretto. E mi sai dire circa qual è il senso? Beh, era, diciamo, una roba molto più neutra di quella che prima diceva qui. Dormiremo lo stesso sereni con la Juve, esatto. Tutta rimessa così. Prima era proprio lo sfottò quello becero, solo che sai, comunque è ministro delle infrastrutture. E poi l'ha modificato, adesso sto andando al volo a riprendermelo, se lo riesco a trovare, se non l'ha eliminato... Ah no, su Facebook lo trovo ancora così. Mi avevano detto che l'aveva cambiato, invece no, esattamente così, ho sbagliato io. Mamma poi mia. Ministro dello sport che parla delle ore dell'attesa ora. No, ma io ripeto, questo governo meno parla della Juve, meglio è per il governo stesso. Cioè. Su Instagram è modificato, ci dicono. Ah, ecco. Mi ricordavo aspetta, che aveva... Vediamolo, chiariamolo questa cosa per fare informazione. Come si deve? Su Facebook io leggo ancora Juve tutti a casa, stanotte si dorme lo stesso, faccine faccine. Ah no, ma l'ha tolto proprio su Instagram. No, guarda, ne fa 80 al giorno. No, è vero. Ah, non l'ha cambiato. Juve CDA a casa, che è successo secondo voi? Mamma mia. Ma tu ti rendi conto veramente? Ora lo diciamo noi ogni volta, a prescindere poi da chi, dalla parte politica. Ma dico, sei un ministro della Repubblica Italiana. E devi cambiare il tweet perché hai fatto il tifoso su... Mamma mia, ragazzi, non si rende conto, secondo... cioè, lo dico senza ironia, cioè lui certo. A volte proprio non si rende conto, vuole fare quello che dice, io sono come voi e quindi faccio del popolo. Faccio un tweet del tifoso milanista qualunque, solo che non sei un tifoso milanista qualunque. No, è inutile se non ha capito questa cosa dopo 10 anni che c'ha ruoli di tutti i tipi. Cioè, lesione muscolare anche per Alessandro, tanti ci chiedono, questo condizionerà sulla squadra? Ragazzi, Pietro l'ha detto anche più volte, l'hanno fatto in un periodo, no Pietro, in cui manca un mese e mezzo comunque a giocare a calcio. Ora, per carità, ci saranno ripercussioni, tutto quello che vogliamo, però no Pietro, non si gioca domani. Io spero che... anche con il lavoro di colleghi che si occupano e bene di queste cose come Luca, come Romeo Agresti, insomma, che comunque per l'inizio di gennaio, insomma, che intorno all'inizio del campionato possa essere la nuova situazione che verrà, possa essere già più o meno definita per poi andarsi a concretizzare in questo CDA del 18. Cioè, questo è il mio auspicio, perché tu comunque adesso c'hai un mese e mezzo per capire cosa fare e poi insomma, noi che facciamo questo mestiere lo conosciamo, cioè dalla politica alle grandi aziende, tu se hai interesse a far filtrare qualcosa lo fai filtrare, poi non confermi e via discorrendo. Però secondo me lo scenario migliore è che noi arriviamo fine dicembre, inizio gennaio, già con un'idea di massima di quello che sarà la Juve del futuro, che venga comunicata un po' con indiscrezioni, un po' a spizziche e bocconi, per poter avere, come dire, alla ripresa del campionato già una direzione tutti, e non parlo solo di noi tifosi e di noi comunicatori, ma anche dell'ambiente, proprio della continassa, che sappia giocatori, dipendenti, allenatori, staff tecnico, che la Juve c'è e che andrà avanti nel modo A piuttosto che nel modo B. Questo, diciamo... Io ti dico la verità, vorrei che parlasse presto John Elkann. Vorrei sentire anche che presentasse lui magari Gianluca Ferrero, sarebbe ancora più bello se lo facessero lui e Agnelli insieme, ma qua forse sto sognando un po' troppo, però loro devono sapere sempre che noi abbiamo lo spauracchio di quella volta là, e quindi sentirli determinati, forti, voglia di difendersi su tutto, voglia di far primeggiare la Juve immediatamente, zero paura di media, rivali, ministri, eccetera, eccetera. Questa volta... ci siamo come comunità juventina, che nel 2006 non esisteva come, non community noi, dico proprio come comunità di tifosi juventini, molto unita da internet negli ultimi 15 anni. Vero. Divisa tanto, però si è creata una comunità, no Pietro, secondo me, che nel 2006 non era pronta, e ora, ragazzi, mi raccomando, controlla l'ultimo post di Perin, bellissimo, lo guardiamo. Intanto Pjanic ne ha fatto uno bellissimo, dicendo è stato un onore stare alla Juve e stare con questo presidente, e a me piace tanto chi nel momento della difficoltà e si fa sentire anche quando potrebbe fare a meno. Mattia Perin ha fatto ma scusa, lo qual è il tuo posto?
giornata di condivisione. Ho fatto una storia, mi pare, una storia. Ah, ok, non è un post, ragazzi. No, io non vedo. Nulla impedirà al sole di rinascere. Ha fatto questa bellissima, insomma, un po' sentimentale storia, lo dico per chi non l'ha visto, con la canzone che è Thunderstruck degli AC/DC, quella con cui sì. entriamo per i riscaldamenti allo stadium, e un sole che però dalla storia non si capisce bene se sorge o se tramonta, quindi l'unica remora che ho su quella storia è questa. Ovviamente lui dice il sole che sorge, però dal video che ha preso potrebbe anche tramontare quel sole, speriamo di no. Ah, tu hai fatto l'analisi del sole? L'analisi del sole, sì. Vabbè, beh, scherzo ovviamente. Certo, certo, è ovvio. Pietro, grazie, c'è qualcos'altro che ti ha colpito ieri, oggi? Cosa ci aspettiamo? Ora ci aspettiamo, Pietro, dimmi se sei d'accordo. Io l'ho già detto, intercettazioni irrilevanti pubblicate dai giornali, stillicidio durante i mondiali, perché tu mi insegni che ora non c'hanno nulla da dire la parte sportiva, ovviamente, e noi per primi, e quindi stillicidio di procura, cose, tutto. Che ti aspetti? Dimmi ora, cosa diresti a un tifoso juventino preparandolo come vademecum ai prossimi mesi di comunicazione? Io direi, pensiamo a noi stessi e non stiamo a rincorrere le cazzate che diranno in giro, perché sprechiamo energia e semplicemente alimentiamo un rumore di fondo che in questo momento non serve. Cioè, compattiamoci, parliamo tra di noi, discutiamone tra di noi, arriveranno 2000 provocazioni, 2000 titoli di giornale che ci praticamente costringeranno a fare una puntata delle perle ogni 3 giorni. Ecco, parliamone alle perle e lasciamo perdere, non rispondiamo alle provocazioni, che diciamo c'è tutta una parte di tifo italiano che non aspettava altro. Che vive per questo, anche perché quei 3.000 giorni li hanno fatti completamente impazzire, ragazzi. Voi pensate a assistere per 10 anni alla vittoria della Juve con tutti a casa, la squadra che odiano di più da quando sono stati educati a odiarla, e hanno per 9 anni di fila si partiva, dai carichi, e per 9 anni la Juve li massacrava. Ragazzi, è una roba dove devi esultare per cose così, io li capisco e sono con loro, però ecco, io posso dire, l'unico grande errore che abbiamo fatto, che io per primo ho fatto, non ti sei goduto tutti i scudetti, peggio perché che a un certo punto di quella fase lì è diventato normale. Peggio per voi, io c'ero e ve l'ho detto. No, ma tu infatti hai sempre avuto ragione, lo sto dicendo io per primo. So. Abbiamo fatto il grande errore che se non si vinceva a Cardiff, allora il disastro, eccetera, eccetera. Abbiamo vissuto degli anni che io mi auguro che li rivivremo dall'anno prossimo, ma che probabilmente 9 di fila, e in quel modo sarà difficile ritornare a quei livelli. E l'unico forse errore che abbiamo fatto noi, tanti di noi, mi metto io per primo, è che a un certo punto di quella fase era diventato normale. Bravo Pietro, 25 messaggi sfottò, ragazzi, anche questo dico, se si riesce a farsi prendere in giro dopo che negli ultimi 11 anni hai vinto 9 scudetti con gli altri, vabbè, non gli sfottò, però chi era che era Piperhausen, ma gli sfottò ci stanno, cioè certo, vabbè, ma il problema, ragazzi, non è lo sfottò, ma dai, voi pensate veramente quanto hanno subito questi con noi, che anni meravigliosi, quello, facevate i meme, le cose per 10 anni, questi, cioè le loro gioie sono state Suarez per un po', subito finita, e ora c'è questa roba qua, dai ragazzi, mi sembra veramente però attenzione, gli sfottò ci stanno e ci staranno, perché li faremo noi anche a parti inverse. Il problema sarà il fiume di livore che uscirà adesso su questa storia, ecco, però a quello bisogna stare attenti di rispondere puntualmente, o anche meglio non rispondere, lasciamo che si sbrodino da soli e noi pensiamo al futuro della Juve. Noi ci sguazziamo, però lo sappiano loro, a noi piacciono questi momenti, l'odore del napalm alle 4:30 di pomeriggio, la mattina, la sera ci piace tanto, quindi insomma non ci spaventa. Ha ragione Pietro, ragazzi, non mi dite ha scritto Zigliani che, ha scritto Pistocchi che, ha scritto Variale che, cioè, lo posso dire, tanto non ci ascolta nessuno, ce l'abbiamo per le perle. Scrivessero quello che vogliono, sì, dai ragazzi, persone già un po', no, professionalmente così. Caro Pietro, grazie mille, ringrazio Luca Monblano, ringrazio
Alex Campanelli, ringrazio Andrea Sarubi, ringrazio l'avvocato Paco D'Onofrio. Vi faccio di nuovo in chiusura, Pietro, prima di salutare, un piccolissimo sunto di quello che ha detto, un brevissimo sunto. Lui ha detto: distinguete la parte penale dalla sportiva. Paradossalmente la penale può essere molto più grave della sportiva. Il caso in esame è proprio il falso in bilancio e questo genere di cose, dove penalizzazioni e retrocessioni ci sono solo ove siano state fatte per iscriversi al campionato, dimostrando che altrimenti non si sarebbe potuto, caso che non sembra assolutamente applicabile alla Juve. Sulle plusvalenze hanno già giudicato, se emergeranno nuove cose clamorose giudicheranno. Poi ci sono quegli articoli di lealtà, probità, eccetera eccetera, che sono un po' più interpretabili, però insomma, allora su questo staremo a vedere. Pietro, grazie mille. Pietro Salvatori, ciao a tutti, ciao stasera Max. Ore 22:30 credo, o 23, ma lo scopriamo più tardi. Super Trump, Virginia, amici giornalisti, tante altre notizie, state con noi per tutte le novità che ci sono. Ciao, forza Juve.